Buonasera, buonasera a tutti voi, bentrovati, grazie di essere qui, grazie per la vostra presenza così calorosa, facciamolo questo applauso in apertura. Ci ritroviamo qui dove tutto è iniziato, mi verrebbe da dire, perché quel 6 gennaio, quando Cateno De Luca ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco della città di Taormina, eravamo proprio qui, in questa piazza, e da qui è partita questa nuova avventura, questo progetto per imprimere una marcia in più a Taormina. Taormina unica e meravigliosa con Cateno sindaco. È stata una campagna elettorale entusiasmante, è stata una campagna elettorale emozionante, fatta di incontri, fatta di confronto con il territorio. Mi piace sempre ricordare che siamo stati davvero ovunque, abbiamo incontrato tutti, abbiamo cercato di parlare con quante più persone possibili, e ci dispiace se qualcuno non siamo riusciti ad incontrarlo, è stata solo mancanza di tempo, ma abbiamo cercato di ottimizzare al meglio la nostra presenza sul territorio e lo abbiamo fatto per cercare di darvi quelle risposte che meritate, per dare quelle risposte che la città di Taormina merita con Cateno De Luca, sindaco di Taormina. Questo progetto ci vede in campo con due liste fatte di uomini e donne straordinari, competenti, che hanno messo la loro competenza, la loro professionalità, il loro amore per questa città al servizio di questo progetto. E allora voglio in apertura subito chiamare a raggiungermi l'onorevole Alessandro De Leo, candidato sindaco con la lista TAU, una marcia in più, questo progetto che ci ha visto protagoniste, che ci vede protagonisti al tuo fianco, 16 uomini e donne straordinari che davvero per amore di questa città si sono spesi, si sono messi in gioco e hanno dato tutti se stesse per la buona riuscita di questo progetto. Alessandro. Buonasera Taormina, buonasera a tutti. Intanto vorrei invitare i candidati della mia lista a salire sul palco con me gentilmente per chiudere. Allora, tutti i candidati della lista TAU, una marcia in più. Li accogliamo con un caloroso applauso, tutti loro. Che con grande davvero passione in queste settimane ci hanno accompagnato passo dopo passo in questo percorso. Vedete, loro sono gli uomini e le donne che mi hanno accompagnato in questa campagna elettorale e loro sono orgoglioso di essere rappresentante di questa lista e rappresentante di questi uomini e donne che hanno a cuore Taormina e si sono spesi in un progetto con un solo obiettivo, il loro amore per Taormina e mettersi a disposizione per far sì che finalmente ci sia una vera amministrazione di Taormina con un vero sindaco che manca da anni in questa comunità. E quindi grazie, io ho avuto modo di difenderli anche da qualche attacco. Non funziona. Abbiamo qualche... Aspetta, tieni questo, risolviamo. Ecco, grazie. Ho avuto modo di difenderli dagli attacchi di qualche altro candidato sindaco che ha detto che la loro presenza in questa lista non aveva senso e per di più ha detto che fosse una truffa. Intanto non c'è nessuna truffa perché è tutto regolare. Poi se qualcuno non conosce le leggi elettorali della regione siciliana, o cambia regione o fa il sindaco di un altro comune, non del comune siciliano. Quindi io innanzitutto vi voglio ringraziare, questa è la chiusura di una campagna elettorale che è stata veramente entusiasmante, che mi ha arricchito il contatto con la gente, mi hanno arricchito i miei candidati, è sempre un'esperienza importante. Oggi ci siamo confrontati con gli altri candidati a sindaco della città di Taormina, qualcuno pensava che io non mi presentassi al confronto, non so perché, ma mi ero già presentato in piazza al confronto e mi sono presentato oggi al confronto organizzato da Bolognari.
Dico, e ho constatato che io in 30 giorni mi sono accorto dei problemi di Taormina e che c'è chi l'amministra da 20 anni e che ancora non li conosce, ed è vergognoso. Però devo dire che ha ammesso di non aver amministrato la città, quindi cari taorminesi, questo è un dato di fatto, questa è la realtà. Avete oggi una grande possibilità e io ci ho messo la faccia perché sono un uomo di partito e perché ho ritenuto che non ci dovesse essere un candidato, un prestanome così, ma io da deputato regionale devo mettermi a disposizione delle comunità e quindi ho deciso di mettere la mia faccia a disposizione della comunità di Taormina affinché finalmente si cambi e ci sia un vero cambio di marcia in questa città. E quindi guardate che non ci sono alternative. Io oggi mi sono confrontato e ho avuto modo di capire anche i contenuti e i programmi di chi questi programmi li proroga ogni 5 anni, perché non ha amministrato in questi ultimi 5 anni, ma da 20 anni amministra questo comune. Quindi i suoi programmi sono semplicemente un rinvio di quello che non è stato fatto. Oggi avete una grande possibilità, avete la possibilità di cambiare realmente Taormina, di dare una buona amministrazione e un buon governo a questa città. E ha un solo nome e cognome il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Quindi votate da una marcia in più e Cateno De Luca sindaco e vedrete che finalmente Taormina sarà la vera perla della Sicilia. Grazie. Grazie, grazie Alessandro De Leo, grazie ai nostri candidati e le nostre candidate di Tao una marcia in più che si sono spesi per questo progetto, che sono stati al nostro fianco, ci hanno sostenuto e lo hanno fatto davvero senza se e senza ma, solo per amore della propria città, per amore di Taormina, una candidatura di cuore, di servizio, fatta per amore, fatta per riuscire a concretizzare questo progetto che potrà finalmente imprimere quella marcia in più a Taormina, che sarà la svolta, rappresenterà quel cambio di passo che tutti aspettiamo. E questa sera è una sera particolare, l'avevamo preannunciata, abbiamo scelto di chiudere così come forse vi abbiamo già abituato in maniera inusuale. E allora vogliamo presentarvi stasera una commedia brillante in 3 atti, Il professore e lo straniero, e iniziamo. È arrivato Cateno De Luca nel frattempo. Eccolo. Tra poco sarà su questo palco. Noi diamo il via a questa commedia brillante in 3 atti e iniziamo dal primo atto, quello che ci racconta chi è Cateno De Luca, chi è lo straniero. Guardiamolo insieme. Tivi Ciagadina, spugnato, attuppati Ciavucca, e ancora libero, le mani ciusavacchi, un passaporto, a tavolo ne mangia, un letto ne dorme, e ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo, quando ci rompe la lingua, a totale di pace, è perso per sempre. L'autonomia è anche un mezzo per tutelare la nostra famiglia. Noi assistiamo ormai alla disgregazione delle famiglie non solo per i classici problemi sociali, ma perché intere generazioni sono costrette a lasciare la nostra terra per un problema che la classe politica non ha saputo risolvere, che poi è un nostro diritto, che la nostra Repubblica ci riconosce, che è il lavoro. Consentite ai nostri figli di rimanere in Sicilia. Non dobbiamo vivere con il dolore della disgregazione familiare per motivi lavorativi. Quanti sacrifici vengono fatti nella vita? Ognuno di noi investe sui propri figli, vuole il meglio e cerca nello stesso tempo di averli accanto a sé. Non dobbiamo crescere i nostri figli con il patema d'animo di doverli perdere per la nostra classe politica dormiente.
I nostri figli vengono cresciuti, vengono formati e sono costretti a prendere una valigia, spesso di cartone, l'ho fatto anch'io, e andarsene al nord o all'estero. Riappropriatevi del vostro destino, riappropriatevi del destino dei vostri figli. Il nostro impegno è quello di frenare questa situazione, è quello di evitare che oltre 400.000 giovani continuano a lasciare la Sicilia, perché tanti sono stati negli ultimi 10 anni. Io sono uno di quei tanti giovani che pretendono di poter fare in Sicilia tutto ciò che è possibile fare, quantomeno in tutte le altre regioni d'Italia. Io sono semplicemente un giovane di quelli, come tanti altri giovani, anche i miei coetanei che non sono più qua, sono a Roma, sono a Milano e hanno dovuto lasciare la propria famiglia. Cateno De Luca, detto Robertino, fiumedinese, perché il mio secondo nome è Roberto, è uno dei tanti giovani che nascono, crescono in delle zone anche definite così emarginate, piccole realtà come la metropoli di Fiumedinisi di 1600 abitanti, con tanta voglia di emergere e anche con tanta ambizione, con tante aspettative, con alcuni sogni. Queste piccole borgate portano realmente a far emergere, a evidenziare anche il carattere forte di un bambino. Era un bambino normale come i suoi fratelli. Poi andando ai superiori già si è visto che si distingueva. Ha fatto un passaggio di scuola molto rischioso. Da geometra ha passato al liceo, classe. Già da bambino così coltivavo piccole ambizioni. Ho sempre seguito l'attività politica da quando avevo 14 anni. Della politica, poi mi sono definitivamente innamorato. Grande, adesso 15-16 anni, ha già deciso quello che voleva fare. A 15 anni ho iniziato a collaborare con un patronato, subito dopo ho aperto delle sedi. All'età di 18 anni ho aperto la prima sede della FENAPI a Fiumedinisi. Da questa sede poi siamo andati a Roma, circolando per l'Italia. Si sono mancato 7 anni da Fiumedinisi, c'è stato un periodo che tornavo ogni 20 giorni. Io lo so cosa significa lasciare la famiglia a casa. Io mi sono bruciato la gioventù per cercare di costruire le condizioni per avere una famiglia normale. Ho vissuto quell'amarezza di vedere i miei anche genitori ogni 20 giorni o una volta al mese. Sì, andavo a scuola e lavoravo, mezza giornata lavoravo, mezza giornata mi aiutavo. Avevo questo spirito di farsi cose sempre da solo. E l'ho fatto perché volevo crearmi un futuro che non fosse condizionato dalla politica. Non lo so cosa significa non respirare l'aria della propria terra. Ecco perché mi commuovo quando parlo di questo, quando parlo di immigrazione. Non è teoria, l'ho fatto, ma non solo l'ho fatto. Io dovevo alla mia terra, alla mia comunità. Sono molto orgoglioso di mia moglie, che è quella che poi dietro le quinte cura tutti i dettagli e soprattutto cerca anche di sopperire alle normali e scontate manchevolezze che un papà come me è impegnato spesso evidenzia. Alla base, perché noi abbiamo dato l'esempio e quindi pretendiamo da parte di tutti gli amministratori un ulteriore esempio. Noi, se passa questo principio, cari miei, il nostro impegno deve essere proprio questo. Io voglio, desidero e pretendo che mio figlio viva in Sicilia, che abbia la possibilità, le pari opportunità dei suoi coetanei di altre regioni. Quei siciliani come me, che non si sono fatti contaminare dai salotti romani, che partendo con umiltà e povertà da questa terra, sono ritornati con determinazione e mezzi per tentare di riscattare la nostra amata madre terra. I giovani che vogliono fare politica, i giovani per riempire le liste, pensate,
dopo 15 anni hanno ammazzato la politica, hanno fatto passare la voglia di far politica ai giovani. Da poco ha anche realizzato quest'ulteriore sogno che aveva nel cassetto, quello di completare il suo percorso di studi. Si è laureato in giurisprudenza e naturalmente anche questo gli ha comportato notevoli sacrifici, perché non è facile per una persona che comunque è impegnata dal punto di vista sociale, impegnata nel politico, riuscire a trovare il tempo per isolarsi a studiare. Quella sera, quando sono stato eletto deputato regionale, la prima cosa che ho fatto, sono venuto in questa casa per abbracciare i miei genitori e mia madre, prima di farmi gli auguri, mi ha guardato con un punto di amarezza e mi ha detto: ora non te lauri più, vero? Quell'esclamazione mi ha veramente toccato e ho preso un impegno con lei, parliamo di maggio del 2006, di laurearmi entro un anno. Mi sono isolato in questa stanza in campagna dove abitano i miei genitori e per oltre 4 mesi ho dovuto staccare i telefonini dopo la mia lezione per riprendere lo studio, con tutti i problemi che naturalmente avevo per la testa, e a rischio quasi di un esaurimento ho completato di dare le mie materie e poi è arrivato finalmente il giorno 27 di febbraio. Un po' di domanda su 110, la proclamo dottore di giurisprudenza. Per me la laurea è stata come una seconda elezione a deputato regionale. Un corso universitario, gli studi diventano fondamentali se noi riusciamo ad acquisire e ad ingrandire le nostre vite. L'ho fatto io, cari coetanei, perché non potete farlo voi? In questo bar, Piazza San Pietro, nella mia Fiumedinisi, nell'anno 1986-1987, ho fatto il barista per 2 estati perché volevo comprarmi a 18 anni la mia prima macchina. Questo è un esempio di quanti sacrifici abbiamo fatto in gioventù perché la nostra autonomia l'abbiamo sempre espressa con i fatti. Il mio impegno, anche contro la casta, nasce per questo. La classe politica, la vecchia classe politica, deve avere l'umiltà di svestirsi di quegli abiti che hanno incrostato il nostro sviluppo. Io volevo far saltare la vendita dei beni immobili, io volevo abolire gli ATO, io volevo abolire i consorzi di bonifica, io volevo abolire tutte quelle porcherie che gli permettono di fare, gli permettevano di fare assunzioni su assunzioni e ogni assunzione parassitaria di quella. Sono migliaia di posti che vengono bruciati, perché per fare quel tipo di assunzioni si deve schiavizzare il sistema, non deve essere produttivo ma semplicemente parassitario. Siamo arrabbiati perché non vogliamo lasciare questa terra. Oggi fare il sindaco è una missione molto difficile, soprattutto per quanto riguarda questi piccoli centri. Io mi sono sempre impegnato nelle istituzioni locali. A 18 anni ho fatto il consigliere comunale a Fiumedinisi, a 24 anni ho fatto l'assessore comunale, a 29 anni ero il capogruppo dell'opposizione. Poi c'è stata questa pressione e non voglio sapere il perché. Nel 2003, all'età di 31 anni, la comunità di Fiumedinisi mi ha eletto sindaco. E questo è stato per me un momento molto particolare, perché ho potuto provare le mie capacità e soprattutto ho dato un contributo fattivo alla mia comunità. Ho fatto delle grandi battaglie per la mia comunità, non ultimo quando ho occupato la provincia regionale di Messina, perché la comunità di Fiumedinisi aveva subito un torto per una programmazione provinciale nella realizzazione delle strade intercomunali. Da quel lato non occupiamo. Ci siamo battuti fin dall'inizio per risolvere il problema del collegamento il Fiumedinisi-Nizza e quindi collegare la montagna con la costa in modo adeguato. Oggi la comunità di Fiumedinisi
vanta oltre 50 milioni di euro di investimenti tra pubblico e privato. È la comunità che a livello regionale, in rapporto alla popolazione, ha avuto più finanziamenti di tutti gli altri comuni. Questo per noi è l'orgoglio del nostro lavoro e soprattutto è l'elemento che ripaga i nostri sacrifici. Abbiamo garantito tutti i servizi e abbiamo cercato di venire incontro anche alle famiglie non aumentando le imposte. Ho voluto anche dare un segnale a tutti gli amministratori locali. Che a Messina era da tanti anni che non si colloquiava con la gente, che non si facevano comizi, che forse si aveva la vergogna di andare in certe zone come Santa Lucia, come Fondofucile, come Giostra, ma vergogna perché sono stati loro a continuare a tenervi in una certa condizione e non potevano avere titolo, cari amici. Credo che oggi puntare il dito esattamente sulle alcune spese di rappresentanza degli enti locali, arrivando a fare questa demagogia all'estrema conseguenza, credo che sia, mi permetto di dire, molto vergognoso. C'è bisogno, c'è necessità di una classe politica nuova, c'è bisogno di parlamentari come Cateno De Luca che non sono condizionati o condizionabili dalla casta politica siciliana. Nel 2006 ho affrontato una campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento regionale siciliano molto aggressiva. Ho cercato di evidenziare tutte le storture del sistema e ho aggredito anche il sistema, soprattutto sotto il profilo operativo ed amministrativo. La gente si allontana dalla politica, i giovani si allontanano dalla politica e noi invece veniamo verso di voi, cari amici, e noi diciamo a tutti quelli che si definiscono politica, che si definiscono politici, spalancate le vostre porte alla gente. Mostreremo che Messina c'è a questa manifestazione e c'è il nuovo politicato, il nuovo forte e si farà sentire. Ho cercato di lanciare un messaggio forte alla comunità messinese e alla comunità siciliana sulla necessità di una discontinuità e soprattutto sulla necessità di impostare un'amministrazione regionale sotto il profilo della lungimiranza e dell'autonomia. Dare un'anima a un'Europa tecnocrata, a un'Europa della moneta, a un'Europa non degli uomini. Onorevole De Luca, arriva all'Assemblea regionale siciliana, sbarca a Sala d'Ercole, un sogno che si realizza, che diventa realtà. Sono stato votato da circa 9.000 messinesi che io non smetterò mai di ringraziare, non per il risultato personale, ma perché hanno consentito a un giovane messinese di entrare nel palazzo del potere. La prima sensazione, onorevole, che ha percepito nel momento in cui ha varcato la soglia di Palazzo dei Normanni, qual è stata? Ma è una sensazione strana, perché questa è la mia impressione molto schietta. Sembra una struttura, una dimensione fuori dal mondo, cioè fuori dalla realtà. Questa è la sensazione che ho avuto, cioè la realtà all'esterno è una realtà molto più dura, molto più cruda, e probabilmente è proprio anche questa sensazione che porta spesso ad assuefarsi a delle situazioni di palazzo che poi non rispondono più alla realtà e fanno perdere il contatto con la realtà. Questa è stata la sensazione che ho avuto, positiva da un lato, ma vi dico molto triste dall'altro. Ho
oggi non è importante avere qualche altra cosa in più in termini personali, ma essere invece presenti sulle grandi questioni, incisivo sulle grandi questioni e soprattutto lavorare per il territorio. Delle soluzioni per individuare proprio nella figura, credo che sia la più vicina al territorio, che è quella dei sindaci, ma noi oggi non possiamo intervenire in questa situazione. Dovete consentire che rimanga questa situazione, e ve lo dice uno che ha sempre fatto politica, che ha pagato anche i suoi prezzi personali per la politica, ma che è sempre stato orgoglioso di averla fatto, non si è mai nascosto, sarà passato nei confronti di qualche baronetto locale per presuntuoso, ma presuntuoso non sono, sarò impetuoso. Questa diversità è stata evidenziata da tanti politici e l'ho soprattutto praticata all'interno dell'Aula. Ho fatto delle grandi battaglie in questo anno e mezzo rispetto a provvedimenti generali che questa maggioranza, con la complicità del Presidente dell'ARS, hanno tentato di varare, come ad esempio i tagli ai trasferimenti ai comuni l'anno scorso, che sono saltati grazie a una mia presa di posizione in Commissione Bilancio, ed altri provvedimenti ancora che non ho accettato perché di mera natura clientelare e parassitaria. Noi stiamo denunziando un torto nei confronti dei siciliani e nei confronti dell'intero meridione. Sembrava essere sul set di un film questa mattina al piazzale di Cristo Re a Messina. Protagonista l'onorevole Cateno De Luca, non nuovo ad azioni dimostrative fortemente simboliche. Questa politica e questo tentativo di non realizzare il ponte sullo stretto di Messina significa affossare la Sicilia e affossare, ci permettiamo di dire, l'intero meridione. Non pensare invece al ponte sullo stretto di Messina, al risanamento e a tante altre questioni che sono la vergogna della città di Messina. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di manifestare questo disagio, il nostro sdegno nei confronti di questo governo che ci vuole scippare il ponte sullo stretto di Messina, vuole scippare il nostro futuro, ma noi non lo consentiremo. A fianco del sindaco e della comunità di Lipari per qualunque protesta su un problema così delicato che è quello dell'acqua, che è quello dei trasporti. Vorrei sapere, arrivato a questo punto, queste spese correnti come vengono pareggiate. Noi abbiamo invece un sistema politico che si sta mangiando, rubando definitivamente anche i nostri beni immobili. 200 milioni che sono entrate una tantum di immobili, ma nel 2008 e 2009, vorrei sapere, arrivato a questo punto, queste spese correnti come vengono pareggiate. Questo è il problema che pongo, i due problemi che pongo e ai quali vorrei una risposta. Grazie onorevole De Luca. Per mantenere le spese correnti già nel bilancio 2007 abbiamo svenduto con la vergognosa operazione che si chiama valorizzazione dei beni patrimoniali, abbiamo già svenduto i primi 50 immobili e pensate, li abbiamo ripresi dal 2007 in affitto. Dobbiamo avere il coraggio di farla questa grande scommessa anche e soprattutto con l'imprenditoria siciliana. Dobbiamo impedire che la Sicilia continui ad essere saccheggiata da grandi imprenditori non siciliani e peggio ancora non italiani. Rischio di passare come tanti altri che non fanno un cacchio a Palermo, che non intervengono mai, che non sanno dove sta di casa l'aula, che non si occupano del territorio, che non hanno segreteria, che continuano a fregarti i voti. Rischio di essere paragonato a loro, no, arrivato a questo punto non ci sto, ha ragione qualche amico, devo chiarire le cose che ho fatto per il territorio, perché io ne ho fatte tante cose per il territorio, ho un difetto, un solo difetto, non amo le passerelle, quel tipo di passerelle, quello è il mio problema. Onorevole De Luca. Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di ribadire che è stato violato il regolamento per quanto riguarda il mio defenestramento dalla Commissione Bilancio e ho chiesto già al Presidente dell'ARS, ai componenti della Commissione Regolamento, di essere audito al fine di avere quantomeno un parere sereno su questa vicenda. E pertanto, caro Presidente, io da qua non mi muovo, non mi muovo ora e non mi muoverò neanche alle ore di domani, di dopodomani, fino a quando questa situazione vergognosa non sarà sanata quantomeno dal parere della Commissione Regolamento. Onorevole De Luca, io la invito a andare al suo banco, che lei mi costringe o a sospendere la seduta. Buonasera onorevole De Luca.
vorrei rispondere personalmente all'onorevole De Luca e ritengo giusto e saggio dare una risposta concreta e completa all'onorevole De Luca, per cui è convocata la commissione per il regolamento domani mattina alle 12. È un percorso difficile, duro, spesso io non sono compreso, però sono certo che, come è stato in tante altre occasioni, il tempo dimostrerà chi con sincerità, con grande impegno, si batte per questa terra. Nella circostanza l'onorevole De Luca si è distinto, e non si è distinto per chiacchiere, si è distinto per le battaglie che ha fatto in commissione bilancio, dove io ho bloccato per 2 mesi in commissione bilancio la finanziaria, non un altro deputato della Riviera Ionica che pure mi chiede di rappresentarmi. Cateno De Luca torna al suo primo amore, l'MPA. Ieri la conferenza stampa che ha suggellato il rientro. Fondamentalmente Sicilia Vera è stata una prosecuzione dell'esperienza politica già maturata nell'MPA, perché ho preferito continuare con coerenza il mandato che in ogni caso mi è stato affidato dagli elettori nel 2006, e cioè impegnarmi con coraggio in quelli che sono i principi dell'autonomismo, ma soprattutto un autonomismo praticato. Oggi questo confronto è la conferma in ogni caso di un mandato che abbiamo interpretato fino in fondo con coerenza. Fatevi sentire! Grazie di essere qua così numerosi, senza la necessità dei nostri prodotti tipici di Fiume di Nisi, perché noi siamo prodotti tipici e facciamo campagne elettorali non esaotti, ma tra la gente la facciamo soprattutto per come ci piace, per come ci pare, esprimendo quella siciliana. Ci credo a questo, perché per la prima volta non sento parlare di ideologie, non si parla al nostro interno di destra, di sinistra o di altre cose, si parla di noi, si parla del nostro futuro, si parla definitivamente di ricattare qualunque governo centrale se non verranno definitivamente affrontate e risolte le nostre questioni. Non si parla di sottogoverni, non si parla di ministeri. Oggi il baratto c'è ed è la nostra terra, il baratto positivo, non il baratto che è stato fatto da questi baroni della politica che per avere qualche salotto in più, qualche ministero, ci hanno venduto. Ci hanno svenduto il passato, si sono venduti la nostra identità, e ora è iniziato il percorso di non ritorno, di vendersi gli immobili. Ma sono fantasie di un ragazzino secondo voi? Forse sono quella spontanea chiarezza che uno come me, che viene da un paese, che ha una cultura contadina, non può sopportare. Noi vogliamo essere messi in condizioni di rimanere qua, e che i nostri figli continuino a rimanere qua, e con tutte le rinunce, ma a continuare a rimanere qua. Io questa sera devo ringraziare di Santa Teresina. Devo ringraziare perché tramite loro ho avuto quel segno che aspettavo. Io l'ho detto lunedì scorso. Fiume di Nisi mi ha lanciato, Santa Teresa mi ha rilanciato. Grazie. In questo momento voglio augurare a me stessa, a lui, a tutti coloro che ci credono, che possa uscire vincitore da questa ulteriore campagna elettorale che lo attende, in modo tale da avere la giusta ricompensa
ai suoi e ai nostri sacrifici. Non stiamo facendo una passeggiata turistica. Presidente, cosa stiamo facendo? Una passeggiata invece? Come la potremmo definire questa? Stiamo rivisitando quella che è stata la nostra storia. Quindi una passeggiata di vita. Di vita. E abbiamo chiesto al gruppo giovanile di fermarsi anche oggi, questa bellissima domenica mattina, giornata meravigliosa che Roma ci sta regalando. Perché vogliamo fargli rivivere la nostra storia lavorativa. Nel 96 facevo il consulente di un sindacato nazionale che era quello che mi ha dato l'incarico regionale e avendo visto che ero un ragazzino di belle speranze, dopo un anno di collaborazione mi hanno nominato pure consulente nazionale per alcune materie specifiche sempre di diritto sindacale. E vicino quindi alla stazione e a questo sindacato che facciamo vedere il posto, abbiamo individuato la prima sede della Fenavi, anche perché qui ovviamente i prezzi erano bassi rispetto ad altre zone. Quindi per noi la stazione, punto di riferimento, di arrivo, e tenere conto che qui noi venivamo pure a mangiare, perché con 5.000 lire riuscivamo a cenare, la chiamiamo la Caritas, era qua il service che c'era sopra. Essendo dall'altro lato, vicino al nostro ufficio, era il punto dove noi venivamo a mangiare la cena, il pranzo era il panino con la mortadella, come si suol dire. Poi vi faccio vedere la chiesa di Santa Bibiana. Questa qua è via... Via Giolitti, questa qui, qui alle spalle ora siamo arrivati alla sede, via Nina Bixio, che è quella attraverso. La Santa Bibiana era la protettrice dei malati di mente. Pensate un po' che coincidenza. Quindi dei malati di mente. Lui tutte le mattine in pigiama e cappotto. Io andavo qui a pregare, andavo presto, oggi 6:30 per nessuno. Appena il tempo di chiudere le urne in Sicilia ed ecco il nuovo scandalo politico-giudiziario. Catino De Luca, appena eletto deputato regionale con l'UDC con più di 5.000 preferenze e sostenitore di Nello Musumeci, è finito agli arresti domiciliari. Che ieri state vedendo le immagini, si è spogliato nella sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana ed è rimasto coperto solo da una bandiera giallo-rossa con la trinacria. Sapevo di scontrarmi definitivamente con i poteri forti di Messina. È la settima volta che io subisco un procedimento penale su carte finanziarie, la settima volta dal 2010 in poi, avete capito? Ho subito sei indagini, ho avuto 4 verifiche, ma dico che questo non è persecuzione, che cos'è? Ecco l'uomo diventato simbolo degli impresentabili siciliani. Catino De Luca può gridare con rabbia tutto il suo sentimento di rivalsa e può farlo da uomo libero. Il tribunale di Messina ha revocato gli arresti domiciliari scattati 24 ore dopo la sua elezione all'Assemblea regionale siciliana con l'UDC. L'accusa era di aver evaso 1.800.000 euro. Ma vi immaginate, arrestato io una settimana fa, euro in jeep, ha ritenuto carta igienica tutte le montagne di documentazione che è stata utilizzata per arrestarmi. I cittadini lo hanno voluto sindaco di Messina. Lui è Catino De Luca, detto Scateno, 46 anni, candidato che ha sbaragliato centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle all'ultimo ballottaggio, conquistando il 65% dei consensi. Grande Catino, scatenato Catino. Catino ha vinto a Messina.
ha vinto contro quelli che l'avevano umiliato, mortificato, arrestato. Lo scorso 11 novembre, poche ore dopo l'elezione, deputato regionale Cateno De Luca recitò il Padre Nostro in diretta Facebook, mentre era recluso agli arresti domiciliari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Cateno non si arrese facilmente, dopo un paio di giorni di detenzione arrivò la scarcerazione in un processo, fu anche assolto e adesso si è preso la rivincita contro chi lo aveva definito impresentabile. A questa sera so che siete lì, che avete combinato con Cateno il sindaco di Messina di avere una collaborazione, so che state mandando avanti un patto con questo sindaco giovane, bravo, simpatico. Grazie Presidente, grazie. Assolutamente sì. State puntando, lavorando a un patto che punta a dei risultati importanti per la città di Messina. Con al primo punto di questo patto la eliminazione della baraccopoli. Bravo, oggi bravo. Ma prima vi garantisco ancora un'altra cosa, che negli anni dei nostri governi nessuno me ne aveva parlato. Oggi sì, è vero. Abbiamo la consapevolezza di questa situazione e quindi se gli italiani ci attribuiranno una responsabilità di governo, inseriremo la soluzione di questo problema tra le nostre prime preoccupazioni. Messina ormai, secondo un cronoprogramma ben preciso, non avrà più gente nelle baracche, e questo mi posso dire che in base ormai anche al provvedimento del governo significa che entro 24 mesi nessuno più nelle baracche. E quello che è il completamento dell'azione che oggi si vede come ulteriore elemento di concretezza, possiamo dire chiaramente che a 3 anni da oggi non esisteranno più neanche fisicamente le baracche a Messina. Per evitare l'ennesimo smacco al messinese, alla Sicilia e agli italiani, cioè l'applicazione di norme che poi si dimostrano proprio non solo fasulle nella parte pratica, ma continuano a generare confusione e ad accelerare la diffusione del virus, perché qui non si doveva più entrare in Sicilia, invece si continua a entrare, e non è vero come sostiene il Viminale, perché la tracciabilità di questa gente da dove viene, perché entra in Sicilia, dove deve andare, dove si mette la quarantena, non esiste questa banca dati, l'ho chiesta, l'aspetto, mi spiego. Spieghino infatti questa Renault 4 di affisti di strada con quale motivazione è entrata in Sicilia ed è che continua a vagabondare con altri artisti di strada esattamente ad Aci Trex. La relazione di servizio riguardante questa Renault che è partita dalla Francia, ha attraversato tutta l'Italia e ieri, udite udite, il conducente unitamente a una donna, attenzione, a me gli occhi. Il conducente unitamente a una donna e a un minore, oltre a 2 cani, sbarcato a Messina, proseguiva la marcia in direzione Catania. Si apprendeva quindi che erano giunti lì attraverso e quindi fermati. Da ulteriori accertamenti in corso di verifica pare che, attenzione, la compagnia oggetto degli accertamenti indicati faccia parte di una comitiva di artisti da strada girovaghi. Ministero degli Interni, con tutto il rispetto, vai a fanculo. Ministero degli Interni, con tutto il rispetto, vai a fanculo. Contesta ora queste relazioni. Andiamo avanti. Si chiude, dopo 3 anni e mezzo di sindacatura, l'esperienza di Cateno De Luca a Palazzo Zanca. La città di Messina adesso è ufficialmente in campagna elettorale e si aggiunge ai 37 comuni della provincia che saranno chiamati alle urne tra maggio e giugno del 2022.
De Luca, sindaco di Sicilia, si legge sui suoi canali social in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno. E il nome di Cateno De Luca genera più pensieri e grattacapi di quanto la politica regionale sia disposta ad ammettere. Solo verso l'una di notte, in diretta Facebook, De Luca ha svelato chi sarà il suo delfino. Si tratta di Federico Basile, 44 anni, attuale direttore generale del Comune della Città dello Stretto e revisore dei conti nella passata amministrazione, guidata da Renato Accorinti. Questa è la lanterna per concludere la serata. La lanterna che nel 2012 abbiamo utilizzato per cercare il candidato a sindaco a Santa Teresa di Riva e l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato come candidato a sindaco Cateno De Luca. Oggi abbiamo utilizzato la stessa lanterna e vi posso assicurare perché per quelle che sono oggi le esigenze della comunità del Comune di Messina abbiamo trovato il guardiano dei conti, migliore di me. Su questo non c'è discussione. Grazie. Grazie a te, sindaco. E mi raccomando, siamo avanti. Buonanotte. Buonanotte. Accerta che il candidato signor Federico Basile ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco la maggioranza dei voti validi, cioè 44.937 voti validi, pari al 44.434%. Quindi il Presidente alle ore 11.45 del 16 giugno 2022 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Messina Federico Basile. Gli schieramenti politici lavorano già alle prossime elezioni regionali e il sindaco di Messina, Cateno De Luca, lancia la sua candidatura a Palazzo d'Orléans. Vediamo come nel servizio di Duilio Clarco. Sarò il sindaco di Sicilia e amministrerò la Sicilia come si amministra un palazzo municipale, cioè con quel senso di responsabilità e con quella tensione di garantire risultati ogni giorno. Basta col festival delle promesse. La Sicilia è stata governata e stuprata da tutto l'arco costituzionale, ora ci vuole un amministratore. Quindi Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. Cateno De Luca si candida a guidare la Sicilia da governatore alle elezioni regionali del novembre del prossimo anno. Lo ha annunciato a Taormina l'Assemblea regionale degli amministratori municipali di Sicilia Vera, il movimento politico fondato dallo stesso De Luca. Non solo questo, abbiamo notificato anche al presidente Micciche il preavviso di sfratto da Palazzo De Normanni, perché deve assolutamente decidere entro pochi mesi se continuare a sostenere questo governo di scellerati oppure prendere atto di questo fallimento e azzerare quello che è un quadro che ha continuamente riportato la Sicilia indietro nel tempo.
Cateno De Luca deve rimandare il suo sogno di diventare presidente della regione siciliana. Nella corsa verso la poltrona di Palazzo d'Orléan è arrivato secondo, superando anche la candidata del Partito Democratico. Un risultato strepitoso, ma che non lascia contento l'ex sindaco di Messina che puntava a vincere. De Luca ha preso il risultato e ha radunato i suoi sostenitori a Fiume di Nisi, il piccolo comune della provincia di Messina nel quale risiede e del quale è stato, agli esordi della sua carriera politica, primo cittadino. Sul palco è apparso fortemente emozionato e ha annunciato di non voler rinunciare al programma per la Sicilia, anche se, come ha detto, il popolo siciliano non ha capito. Io con Schifani, ha proseguito, non voglio avere nulla a che fare. Ho capito intanto in relazione a Messina, e l'abbiamo dimostrato in tutte le sedi, che quello che comunque io dovevo fare, che competeva solo a me, l'ho fatto. Poi ovviamente ci vuole ora il tempo per realizzare le cose che io ho ottenuto e ci vogliono anni. Io non sono una persona che ama l'ordinaria amministrazione e circa un 30% delle cose che dipendevano dal mio programma, anzi che avevo messo nel mio programma amministrativo, dipendevano dalla regione. Esempio per tutti, l'Arix Sanderson. E allora è lì uno degli obiettivi che noi avevamo, non l'abbiamo raggiunto. Perché? Perché la regione su questo non ha voluto fare nulla, come il completamento della riqualificazione di tutte le aree demaniali che per arrivare a delle spiagge degne di questo nome. Purtroppo lì, anche lì la regione siciliana, ma abbiamo visto anche lo scontro che abbiamo avuto per quanto riguarda il Sea Flight. Nel momento in cui è stato demolito la National Geographic ha qualificato la spiaggia di Capo Veloro come la spiaggia più bella d'Italia. All'uninominale siamo l'unica forza politica in Italia che è riuscita a eleggere i propri rappresentanti contro tutto il mondo. La notizia è questa. Ma che l'ha data qualcuna? Qualcuno ha dato questa notizia. Ci questi quattro scappati di casa, partiti dalla Sicilia, sono stati talmente bravi ad eleggere all'uninominale contro tutti un deputato e un senatore. E questo doveva essere già il fatto. Poi ci doveva essere lo stupore. Ma chi sono? Ma com'è possibile? Com'è possibile? Non c'è riscontro, andate a guardare. Se mai è successo con il Porcellum o con il ora Rosatellum, un effetto del genere? No, non c'è. E allora la domanda, la curiosità, ma com'è possibile che questi, solo in una regione, praticamente stanno dando lezioni, una grande lezione? Com'è possibile che riescono a fare un risultato del genere, che non è riuscito neanche a questi presunti leader nazionali che come zombie politici si muovono nei palazzi, per bene, per carità di Dio? Io ho difficoltà pure a trovare per ora la piazza del Parlamento qui a Roma, ma mi abituerò a ciò che mi porterà d'ora in poi. Ma questi zombie che camminano bene in queste stanze, in queste cose, che non riescono a fare neanche un risultato minore del nostro, ma chi sono? E allora passo indietro e si scopre che dietro questo movimento c'è un gruppo di uomini e donne che sono stati premiati per il buon governo territoriale. Cioè, noi siamo gente che vive il territorio, il proprio territorio. E quando il 12 di giugno scorso ci sono state le elezioni comunali, guarda caso la stampa, blasonata sempre, ha omesso di dire che era successo un caso nazionale a Messina, cioè che un gruppo capitanato dal sindaco uscente, che si era dimesso per candidarsi alla presidenza della regione, aveva indicato come suo successore una persona squisita, un bravo tecnico, ma sicuramente un non politico, perché non era catalogato come politico, l'ex direttore generale del comune di Messina, era riuscito al primo turno a prendere il 46% e a battere centrodestra, centrosinistra, 5 Stelle e tutto. Quali devono essere le priorità di questo governo, secondo lei? Beh, intanto quello di prendere le risorse che il buon Musumeci non ha speso e metterle subito in circolazione, soprattutto per quanto riguarda il tema delle energie. Abbiamo noi un dipartimento che non ha speso le risorse, circa 700 milioni di euro fermi, è arrivato il momento di fare un'operazione.
un'operazione straordinaria sul piano energetico, questa è già una delle prime cose. Poi è ovvio che l'organizzazione della regione va rivista, qui ci sarà un'impronta, mi auguro, da parte del nuovo governo sulla quale ci potremo confrontare. Chiudiamo il ragionamento allora. Le tre liste hanno questo significato. Ce ne sarà una che prenderà la maggioranza, una che prenderà l'opposizione, una che sarà rappresentata con l'assessore. Si riappacifica tutto, questa è l'ottica nella quale io mi posso candidare. Diversamente non mi candido, parliamoci chiaramente. Perché la situazione è veramente complicata. Io la responsabilità me la prendo, ma me la prendo se me la affidate. Non me la piglio. Se la affidate voi, bene. L'8 di dicembre sta arrivando. E l'8 di dicembre io comunque traggo le conclusioni. E basta, e poi non se ne parla più. Nei mesi scorsi Cateno De Luca aveva lanciato il progetto I Taorminesi per De Luca, dicendosi pronto ad amministrare la città se si fossero create le giuste condizioni. Stanno preoccupazioni le condizioni di Cateno De Luca, l'ex sindaco che ieri sera ha accusato un malore ed è stato ricoverato al Policlinico di Messina. Resterà qualche giorno in ospedale per un periodo di osservazione e per effettuare accertamenti. Vediamo. Tanta paura ieri sera per l'ex sindaco Cateno De Luca, il leader di Sicilia Vera. Poco dopo, le 21.30, ha accusato un malore ed è stato trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso del Policlinico. Dopo i primi accertamenti, i medici dell'azienda universitaria hanno disposto il ricovero per tenerlo sotto osservazione, anche se le sue condizioni comunque non sembravano gravi. In ospedale, nella sua camera del padiglione e del Policlinico, ci sono i familiari ed i più stretti collaboratori di De Luca, che si sono fiondati per stare vicino al loro leader. Anche il sindaco Federico Basile si è recato in ospedale per verificare di persona le condizioni di De Luca. In mattinata il suo staff ha emesso un comunicato stampa per informare che il paziente sta bene ed è ancora in osservazione per ulteriori accertamenti effettuati sin dalla prima mattinata. Nella nota inoltre si ringrazia per l'affetto e la vicinanza e si chiede il rispetto della privacy, lasciando spazio soprattutto alla famiglia. L'ultimo post di Cateno De Luca ieri mattina sul suo profilo Facebook, quando aveva pubblicato le foto della lezione di storia della musica al Conservatorio Corelli. Questa mattina a Messina invece aveva in programma diversi incontri con i suoi più stretti collaboratori politici per definire alcune strategie sia a Messina che a Palermo, prima di partire per Roma dove aveva in programma altri incontri. È il mio primo Natale dopo 10 anni che non lo passerò sulle carte giudiziarie. Questo intanto per me è un dato importante, per me e per la mia famiglia. Su questa vicenda, che era paradossale, si è visto da quando abbiamo subito l'arresto l'8 di novembre del 2017, paradossale perché quell'arresto è stato annullato nel giro di pochi giorni, ha segnato particolarmente la mia vita perché è stato messo in discussione anche non solo l'aspetto politico che mi ha riguardato pure nelle precedenti vicende, ma è stato toccato più intimamente la mia attività professionale e soprattutto è stato anche messo in pericolo una situazione che andava oltre me, migliaia di posti di lavoro, una struttura che è stata creata con grande sacrificio dal 1992 e quindi un provvedimento ancora più violento, mi permetto di dire, rispetto a quello che ho subito il 27 di giugno del 2011, il mio primo arresto. Quindi abbiamo vissuto questa fase anche con grande attenzione, non vi nascondo anche la mia preoccupazione, ma che non riguardava la mia persona, ma riguardava esclusivamente tutti gli altri soggetti coinvolti e soprattutto i dipendenti che sono stati messi a rischio. Si chiude un'altra vicenda per l'ennesima volta, siamo a 18 processi, 2 arresti e spero che oggi gli organi inquirenti, la Procura di Messina, guardi con maggiore attenzione le vicende che possono riguardare un uomo scomodo, sicuramente che è amato e odiato come me, e soprattutto non si agisca col pregiudizio,
perché alcune questioni che mi hanno riguardato sono state date per presupposte, per scontate, sulla scorta di pregiudizi e qualche volta anche su qualche presunta notizia criminis derivante anche da notizie di stampa che abbiamo visto purtroppo allegate agli atti d'indagine. E quello che è anche paradossale spesso è aprire delle indagini avendo come fonte dell'indagine un articolo di giornale che, per carità, ognuno fa la sua parte, però diventa un poco edificante per qualunque cittadino essere indagato con una fonte del genere, soprattutto se poi si va avanti per presupposti e soprattutto per pregiudizi. Oggi torna in piazza Duomo a Taormina, accolto da una gran folla, e svela la sua decisione. A Trappitello riguarda la mia disponibilità, l'avevo detto, ad affrontare un'altra sfida. Io voglio precisare a tutti coloro che sono entrati in fibrillazione che io vengo in pace a Taormina. Andiamo alla conclusione. Qua abbiamo coniato per l'occasione un addosso. A me gli occhi. No, non vi dovete inchinare per la benedizione, per favore, quello lasciamo stare atti di competenza. Abbiamo per l'occasione preparato. Vieni qua, vieni qua. Allora, stremiamo. Vedono di là, vedono. E va bene, giriamo, ci siamo? Io accetto la sfida e la porto avanti. Io mi candido a sindaco di Taormina. Io voglio essere sindaco dei Taorminesi. Guardate, oggi vi ho parlato definitivamente in famiglia. Mia moglie mi ha detto: ma stai ancora buono, sei malato? Perché? Perché onestamente a questo qui, chi mi conosce sa, tipo che sono, io sono una persona che decide in solitudine, perché poi tanto sa che nei momenti delicati sempre io solo, io da solo, solo e col buon Dio, perché è così. Stavolta ho detto, abbiamo fatto un pranzo e ho cominciato a chiedere. Io devo prendere la decisione, no? E poi dice, ma sei guarito? Perché è la prima volta che ti sento chiedere il permesso, chiedere il mio parere. Devo dire che ho registrato anche l'unanimità familiare. E quindi questo per me è importante. Solo per farvi toccare con mano, per un attimo,
facilmente essere presa, non dico ad esempio, per carità, anzi, ma possa essere analizzata quella sì come una storia che può riguardarvi, può riguardare ciascuno di voi, ma al di là di tutto quello che io devo sottolinearvi ho fatto. È facile osservare ciò che appare così nell'immediato o nel presente e di conseguenza fare delle valutazioni su ciò che il soggetto che voi osservate possa da questo punto di vista rappresentare per voi, anche quelle che possono essere valutazioni sulla l'uomo, la persona di successo. E se devo dirvi con molta onestà, da questo punto di vista non ci sono dubbi che mi sento un uomo di successo, ma non per presunzione. Ci sentiamo ragazzi di successo perché gli abbiamo spiegato da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Fate delle oggettive analisi sull'obiettivo che volete raggiungere, fate una pianificazione, datevi dei tempi, perché non si può trascorrere l'intera vita nell'attesa di raggiungere un obiettivo. La vita di un leader non è una vita facile, sappiatelo. È una persona sola. Diceva il buon, quello che è morto era il direttore, l'amministratore là della c'è andato a cercare, è bellissima questa. Lui spiega esattamente qual era poi il ruolo del leader e cosa diceva in questa intervista. Un vero leader deve decidere da solo. E non c'è niente di più pauroso in tutto quello che il riconoscere del fatto che sei solo. Perché in quel momento là la responsabilità e il peso delle decisioni che stai prendendo ti gravano e ti rendi conto che non hai spazio per coprirti, perché sei solo tu e la cosa da decidere. La prima volta che succede fa paura, per gli incoscienti no. Per le persone che hanno una coscienza è il momento più pauroso nel crescere come leader, ma poi una volta uno si abitua, ma eventualmente c'è una persona che deve decidere. Con tutta l'abilità di ottenere opinioni, essere influenzati, capire, farsi fare analisi, eccetera, una decisione viene presa da uno. Non può essere una decisione collettiva. Ed è così. La vita non è semplice. Ovviamente all'esterno fa anche sognare, chissà quanti di voi, no? Ed è giusto, io mi ricordo quando vedevo questi giganti della politica a 14-15 anni, erano i miei idoli, sognavo anch'io un giorno di poter arrivare almeno a una parte della loro strada, no? E dei loro successi. Però ovviamente vedevo quello che appariva, tutto quello che c'è dietro, che non appare, non può apparire, è tutto un mondo che ovviamente sconta la via del leader. E quindi non solo personale, familiare, sportivo, anche nelle relazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Vi ringrazio per la vostra attenzione, il nostro viaggio finisce. Dio perché mi dia il coraggio necessario per cambiare le cose che si possono cambiare. Prego Dio perché mi dia tanta umiltà per sopportare le cose che non si possono cambiare. Ma soprattutto prego Dio perché mi dia la necessaria intelligenza per distinguere le cose che si possono cambiare dalle cose che non si possono cambiare. Amici, guardiamo avanti, andate amici,
e portate un caloroso messaggio di concreta speranza alla vostra famiglia, ai vostri figli, ai vostri amici. Amici, portate un caloroso messaggio di concreta speranza alla Sicilia e ai siciliani. Grazie, grazie di cuore, grazie. Buonasera, buonasera. Abbiamo visto chi è lo straniero De Luca e abbiamo visto perché bisogna stare attenti. È un ragazzo troppo sveglio, è un ragazzo che non accetta i compromessi, come tutto un po' certi montanari, un po' certi pecorai. Io invece sono il professore. Lo sapete, io sono nato a Taormina, mica a Fiume di Nisi. Sono nato il suo stesso mese. Lui è nato il 18 di marzo del 72. Io sono nato il 31 di marzo del 1950. Io mi sono laureato e ho vinto una cattedra. Ricordo in cosa, mi pare in sociologia, non mi ricordo. Ho vinto una cattedra comunque. Allora nel PC si usava che una cattedra non si negava a nessuno, perché io ero un giovane di belle speranze. E ho cominciato da giovanissimo la mia carriera politica. Pensate un po' che a soli 24 anni ero consigliere comunale, qui, a Taormina. E pensate un po', che ne sa questo pecoraio, che ne sa, deve studiare. Io dal 76 al 79 mi hanno fatto fare un giro in Parlamento.
Però non è che mi hanno eletto qua perché qua mi conoscevano. Mi hanno eletto nel collegio di Catania. E ho fatto 3 anni il deputato a Roma. Ero giovane di 1000 speranze e avevo tante idee per la testa. Ero iscritto al gruppo parlamentare del Partito Comunista Italiano. Sì, abbiamo aperto la famosa stagione dei compagni con il Rolex. Poi ho fatto anche carriera, ho continuato, perché poi hanno capito chi ero e non mi hanno più eletto al Parlamento Nazionale. E mi è rimasto il vitalizio. Ora vi faccio vedere il mio vitalizio. Vi faccio vedere il mio vitalizio. Ecco perché io ho rinunciato all'indennità di sindaco. Ora vi spiego perché. Dal 1987 al 1989 sono stato assessore ai lavori pubblici del comune di Taormina. Però ci pigliai, Augusto. Dal 1983 al 1992 ho gustato anch'io gli aperitivi pagati dalla regione siciliana, perché ero nel comitato Taormina Arte e quindi ho cominciato a capire che cosa significano i salotti buoni, quelli buoni. Poi dal 93 me l'ero scordato, e sapete l'età. Sono stato anche consigliere provinciale, ma non se ne è accorto nessuno, infatti l'avevo dimenticato. E poi dal 93 al 2002 sindaco del comune di Taormina, con la rivoluzione Carta 93, di cui ora vi parlerò. Dal 93 al 2002, siccome gli aperitivi pagati dalla regione ormai facevano parte del mio status, sono diventato presidente del comitato Taormina Arte. Prima ero un membro, poi sono diventato presidente. Dal 94 ho ritentato di tornare a Roma, perché 12.000 euro al mese più IVA e altro, assicuro che sono piacevoli. Però, siccome ormai mi avevano conosciuto, sono stato trombato. Non sono stato eletto al Parlamento Nazionale. Mi è rimasto qui. Qui. E nel frattempo mi sono dovuto leccare le ferite. E dal 2002 al 2007 faccio fuori i miei figli politici a Broggetti, De Vita. Li avevo cresciuti io, a entrambi gli dicevo: tu farai il sindaco, tu farai il sindaco. Chiste non è che su professore ci voglia lasciare un posto. Ho fatto un ragionamento, ho detto: forse è meglio che mi faccia un accordo e così io me ne vado a gestire un po' di soldi e qui eleggiamo magari un altro. E mi sono fatto l'accordo con Aurelio Turiano, buonanima, e ci siamo fatti fuori tutti, causo che figli politici io. Poi gusto, non tosta di famiglia, no, fuori, tutti fuori,
Non c'è nessuno degno di essere definito il successore del professore Mario Bolognari. Ma vi immaginate quel brand in mano a dei miei successori? No, 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 fuori tutti. E dal 2002 al 2007 faccio il presidente dell'Agenzia di Sviluppo Ionico Alcantara e mi gestisco i patti territoriali, me ne vado in giro per il mondo a spese della regione, poi divento anche componente del consiglio d'amministrazione di Taormina Etna e poi mi impadronisco anche, perché io sono il professore, mi impadronisco anche del tutto il consorzio e la società consortile Taormina Etna, e dal 2006 fino al 2012, poi trasformato in distretto turistico fino al 2014, io ho continuato a comandare a Taormina senza essere sindaco. Quindi, procuraro, sommiamo il mio potere a Taormina che tu stai tentando di espugnare. Io comando a Taormina ininterrottamente dal 1993 e, caro mio, quando poi purtroppo, perché io sono professore, non mi ricordo di chi, di chi era professore? Com'è che si ricorda di chi è, io di che cosa, professore Bolognari di cos'era professore? Certo che comunque i conti io era sciarriato, infatti alla fine ho fatto fallire anche il distretto turistico Taormina Etna. E infatti tirai fino al 2014. Poi sono rimasto disoccupato. Però nel frattempo ho fatto anche il segretario regionale del PD, anzi del PDS, del DTT, poi anche provinciale. Perché io ero un infante prodigio. Io ero il professore col pizzetto. Se parlava picca, perché come paravo i sacca zitta io? Io li parava zitta e li faceva camminare pure. Io sono un professore anche in questo. A un certo punto sono rimasto disoccupato. Potevo rimanere disoccupato, no? Mi sono preparato. E quindi mi sono organizzato a ritornare nuovamente qui al potere a Taormina. Dopo 3 anni che ero fuori, mi metto d'accordo con i miei compari di nozze, metto in moto il meccanismo di quello che è la transumanza politica e a un certo punto dissi a tutti: venite a me al professore. E tutti vennero da me. E nel 2018 mi candido a sindaco e rivinco le elezioni. Quindi dal 1993 al 2018 sono 25 anni più 5 sono 30, i conti mi inquadraro stavolta. Io comando a Taormina da 30 anni. Come si può permettere quello della Valle del Nisi di mettere in discussione il mio potere? Io che so ammaliare taorminesi, perché ci metta, mi metto a parlare difficili, io dice tutto, mi capiscono. E che volete? Loro non hanno avuto la cattedra. Io sì, loro no. E ora sono qui a difendere il mio fortino.
Ora vi racconto la mia storia anche programmatica di sindaco. Carta 93. Io allora nel 93 posi la questione morale e ho detto che dopo anni di malgoverno, di lacche della politica, bisognava cambiare. E cambiare è possibile perché i cittadini hanno maturato una nuova coscienza civile, ma anche perché i vecchi uomini sono in fuga dietro i loro capi correnti messi sotto accusa dalle inchieste di Mani Pulite, Andò, Astone, Leanza, Merlino. Obiettivi di Carta 93. Ascoltate ora a me gli occhi, come dice Vucuraro. Primo punto degli obiettivi di Carta 93. Affermare la legalità nella pubblica amministrazione rendendo ogni atto trasparente e accessibile al cittadino. Attualizziamo. Mario Bolognari dal 2018 in poi, io, perché sono professore, non ho presentato una sola relazione annuale del sindaco. Tanto non è che qua i consiglieri, gli assessori sanno che cos'è la legge 7 del 92, articolo 17,121 bis, cioè la norma che costringe i sindaci a presentare ogni anno la relazione annuale e a fare il consiglio comunale, a dibatterle il consiglio comunale, a dare conto. Ma io sono un professore, che conto è dare? Qua i taorminesi devono essere già, ma hanno a ringraziare perché sono il loro sindaco, quindi niente conto. Poi mi mise d'accordo per spartire la gestione del palacongressi. Perché? Perché per fermarlo io ho dovuto fare dei compromessi, mi sono dovuto mettere d'accordo con i neri, chi liuri, e quindi Carmelo Briguglio mi ha aperto il mondo e nell'aprirmi il mondo mi ha donato un ragazzo stupefacente, tale Danilo La Monaca, un ragazzo stupefacente. Io sono rimasto sbalordito, mi commuovo quando parlo di questo ragazzo stupefacente. E in questa trattativa io ho dovuto spendere da Urminarte, volete che cosa si deve cedere, no? E quindi, oltre a Taorminarte, anche la gestione del palacongressi. Hanno partecipato due ditte, una è d'un colore e una è senza colore, ma io ho dovuto difendere il sistema. E quindi il professore non lo può dire, però io lo dico: mi ne fotti della loro richiesta di accesso agli atti fatta l'8 di marzo. Tanto passavo tempo, la legge prevede 30 giorni per entrare a avere gli atti. Mamma mia, che me ne fotti, là io sono sopra la legge, io sono il professore Bolognari. Nel frattempo stringo e faccio l'affidamento provvisorio, perché io devo dire in campagna elettorale che ho risolto il problema, che l'ho risolto il problema anche del palacongressi. Quindi affidamento. Intanto però è successo un incidente di percorso che ora vi racconterò tra poco. Questa è la questione morale.
Nel 2000, sempre nel 1993, io sostenevo che bisognava fare il PRG, va adottato il PRG e attuato tenendo fermi i principi di tutela ambientale, riequilibrio territoriale, qualità della vita. Scrivi la stessa cosa nel 2018, scrivi la stessa cosa nel 2023, tanto i taorminesi non le leggono queste cose. Basta che proviene dal professore Mario Bolognari ed è verità, verità. Quindi non se ne accorgono. Altro capitolo, giustizia sociale. Nel 93 io mi sono dovuto privare del mio Rolex e lo usavo quando andavo a Roma, perché bisogna ridistribuire ovviamente le risorse tra tutti quanti. Nel 93 volevo fare la ZTL, ho scritto 96, ho scritto 98, ho scritto 2018, ho scritto 2026, ma non fece mai, mai ZTL. Infatti nel programma del 2018, che io speravo, che ho fatto scomparire tutte le copie io del programma Carta 93, non ce ne sono nessuna in giro, non manco se scrivete a chi l'ha visto troverete la copia di questo documento, anche perché se qualcuno trova mi fanno pezza pezza, mi sputtarono, perché da 100 anni che dico sempre stesse minchiate. Il mio manifesto programmatico del 2018. La nostra Taormina. La nostra Taormina, che vi dico così in pillole anche perché non fici niente, zero. Anche perché se andate a leggere il programma del 2026, io stesso credo del 2018, perché non fici niente tutto quello che prevede il 2018. Ma non se ne accorge un uddo. Non se ne è accorto nessuno. Perché quando mi mettono in difficoltà io li guardo e invoco il cielo, perché solo Dio ne può salvare questa campagna elettorale. Manifesto programmatico del 2018, trasparenza e legalità. Pizzica. Trasformare il comune in un palazzo di vetro. Pizzica. Questione etica, pensare al governo in termini di management dei pubblici servizi, pretendere competenza nell'assunzione dei pubblici incarichi. Se andate a guardare tutti i componenti del consiglio di amministrazione, delle partecipate, con tutto il rispetto, non so come definirli, però dovevano essere gente competente, di cosa non si sa, però erano competenti, erano competenti. Principio di sussidiarietà, guardate, guardate che termine, sussidiarietà, perché mi ricordo che avevo sussidiario quando studiavo. Pensare al governo in termini, anzi scusatemi, valorizzazione della partecipazione civica con la costituzione dei comitati di quartiere, non ne fici, ma non se ne accorgi un oggi. Fiscalità, bilancio e patrimonio. Nel 2018 scrivevo nel programma: la carenza di risorse finanziarie non può diventare un alibi. Inizia. Ricordate che quando lo dicevo, il dissesto finanziario ed il conseguente piano di riequilibrio devono costituire l'occasione di normalizzare, di normalizzazione delle pubbliche, delle politiche fiscali, non piuttosto la scusante per l'aumento strumentale delle imposte e per la diminuzione del livello quali quantitativo dei servizi. Io l'ho scritto nel 2018, infatti dichiarai il dissesto, i servizi ormai manco chi di igienici ci sono, perché la pipì
è una tassa aggiuntiva che tutti gli imprenditori, commercianti, ristoranti devono pagare. E quindi è per me una questione di equità sociale. Voi immaginate perché devono andare a pisciare nel bagno pubblico? I turisti. I turisti devono andare a fare pipì nei bar, nei negozi. Niente bagni pubblici. Ma che so che schifo, penso io, ai bagni pubblici. Amministrazione efficiente. Un piano di efficientamento della pubblica amministrazione promana dalla digitalizzazione delle procedure e dalla revisione della pianta organica. L'ho scritto io nel 2018, ma come nel 1993-98, ma non fici, tanto non se ne accorgeva nulla. Giustizia e solidarietà, assistenza domiciliare agli anziani, non ne fici, ma tanto quello che muore non è che ci pensa più. Allungare la stagione turistica come ricetta contro il precariato e la schiavitù del sussidio di disoccupazione. Ma io me ne vado pure io in Thailandia. Pure io me ne vado in Thailandia. Quindi che se facci? Non esiste, ragazzi. Però ci stava. Costituzione dei comitati di quartiere. Città vivibile. È discussa da tempo in memore la predisposizione di uno svincolo viario a soluzione della saturazione veicolare dell'area di via dietro Cappuccini, così come la predisposizione di un regolamento efficace per il carico e scarico merci. La ZTL va attivata, io l'ho scritto nel 2018 che va attivata. Ne fotti. Periferie e frazioni. Pensare a una revisione dell'assetto urbanistico con sensi unici e via alberati, centri di aggregazione, centri ludici per bambini ed impianti sportivi, controllo del territorio con ausiliari e polizia di quartiere. Aonne. Un particolare impegno sarà dedicato al ripristino dei sentieri storici legato a un progetto di turismo di trekking. Le uniche vie che c'erano, purtroppo, perché poi sono sfortunato, sono crollate. Ma io che ci coppo? E meno male che c'era l'associazione ambientalista. Facci Staus, figlioli, chi ste facci sono? Cioè prendono gratuitamente e si mettono a pulire i sentieri, si mettono anche a scerbare. Madonna mia, poi ho trovato pure un pirla, un privato, che ha ceduto parte del suo terreno per ripristinare un sentiero. Certo che questo è comunista per davvero, eh? Ma un pirla l'ha fatto gratuitamente, incredibile. Posso dire che a meno ufficio, che sogno professore. Ambiente e territorio. Impegno deciso per portare a termine l'iter di approvazione del PRG e dei vari piani particolarizzati. Avevo una cambiale da scontare e ho dato l'incarico ieri. Pigliai 100.000 euro, intanto l'affidai, anche perché la campagna elettorale la va a vincere. E tanto ho cominciato ora l'iter. Poi aspettai perché vi cincanne. Non potevamo bruciare questa occasione che ci serve ora in campagna elettorale. Qualche altra cosa ve la voglio dire sulle scuole. L'ho scritto nel 2000, nel 93, l'ho scritto nel 98 e l'ho scritto ancora nel 2018. È necessario ripensare strategicamente alla collocazione delle scuole, impegnandosi fortemente alla ricerca di risorse per la ristrutturazione dei plessi esistenti o per l'individuazione ed acquisto di nuovi. Ma scusate, io che ho l'accordo con alcuni proprietari di immobili che avevo 100 anni che ci pago l'affitto perché gli scoli inchiudì io 100 anni fa, ma mi pare logico che io arrivo ora e rompo 30 anni di amicizia. Ma dove siamo arrivati? E l'amicizia non è più un valore. Quello ha fatto un investimento, se la va a ripagare per almeno 10 volte o no? E scusate, io danno chiudi la scuola e alla sta chiusa.
chiusa e poi ne ho chiuse altre in questi 5 anni. E ho fatto altri contratti d'affitto, mi sono fatto altri amici. Non erano manco idonei in scuole, ma non se ne accorgi un uggio. Purtroppo però ne c'ero almeno 80 bandi e io non ho fatto di tutto per non partecipare e non partecipoi, non partecipammo. Però è un problema. Poteva mai aspettare che veniva a Taormina chisto di Ciumenise che si sta cominciando a studiare d'arte e ne sta portando l'esperienza di Messina, dove ha avuto 108 plessi finanziati per le scuole. Ma cose da pazzi! Ma questo non ha capito, questo è pazzo! Infatti stava scattiando, ma certo che ti metti a travagliare così? E poi per chi? Per cosa? Ai 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 ai. Fondazione Taormina Arte, rivedere il ruolo della neonata, e grazie a Bagheggio, no, neonata scrivi, l'ho scritto io, quindi vuol dire che è nata ora, ecco, chiaro, è nata ora, cercatevelo nel vocabolario, non è una frase apodittica. Voi non lo sapete che cosa vuole dire apodittica, ma non ha importanza, è una bella parola. Fondazione Taormina, adeguare la struttura amministrativa e le forme statutarie e gli oggetti sociali. Qua a Vici Rossa veramente, sono stato così bravo a fare leggere Muscolino nel consiglio d'amministrazione di Taormina. Muscolino, non mi ricordo il nome perché questo non... Marcello Muscolino, ma voi vi immaginate Marcello Muscolino nel consiglio d'amministrazione di Taormina? Solo io, sono colpi di professore questi qua. E poi l'ultima cosa che ho scritto già nel 1993. Nel 1998, l'ho scritta anche nel 2018, e ha scritto pure tutto 2026, trasformare la SM in società per azioni. Lo scrivi, ma è che sogno fissa, i soldi che incassano staus precari del pizzo, io li tengo apposta così al guinzaglio. Uno mi è venuto pure a piangere, Pio, che ne sai tu? E mi fa 18 anni di precario, professore, non mi fanno manco un mutuo in banca. E io, guardai, ci disse, ma perché te la devi comprare per forza la casa? Poi ci devi pagare le tasse, è un pensiero, un mutuo, che sa poi che succede, che cosa a tua vita, amore, e ci resta questo pensiero, hai la tua famiglia, no! Precario deve rimanere, così tiro il guinzaglio e voti per dove ti dico io. E quindi all'ASM abbiamo precari e devono rimanere così, precari da 18 anni con l'agenzia interinale, perché da i pezzini ci sapevamo dare. Sapete come quando si copiavano i compiti, si passavano i pezzini, assumi questo, assumi quello, e agli altri li teniamo sempre a guinzaglio, 5 mesi, 6 mesi, 3 mesi. Così si deve fare il popolo bue. Il popolo bue deve rimanere così, sotto scacco. Ebbene, ora vi faccio vedere una cosa. Senti, posso dire una cosa? Che io te panne di Mario Sbolognaro mi sono. Ma scusate, devi scusare. Preferisco essere Catena De Luca, ai ai, senza cattedra, (totipo)
Ma vi ha giumentato pure io. Vai col video! 3! Rimettiamolo col volume. Scusami, professore. Ci siamo che il professore tra poco ci sgrida. Questa è l'idea che Bolognari ha del dissesto. Bolognari diceva 2 anni fa, quando ha dovuto annunciare il dissesto, con faccia funerea: cari concittadini, vi devo dare un annuncio. Purtroppo siamo costretti a dichiarare il dissesto. Ma il dissesto non l'ha dichiarato lui, l'ha dichiarato la Corte dei Conti. E oggi glielo, nel faccia a faccia gliel'ho precisato, perché si era pure permesso di dire: noi da persone responsabili abbiamo dichiarato il dissesto. Gesù, ma che dici? Ma che dici? Dichiaraste tu il dissesto? Te l'hanno dichiarato, ti hanno dichiarato fallito, sei un fallito! E quindi vai! Care e cari taorminesi, questa mattina mi rivolgo principalmente ai residenti, perché devo dare un annuncio importante e non bello, e cioè dire che il Comune di Taormina nell'arco dei prossimi 20-30 giorni dovrà dichiarare dissesto finanziario. Questo deriva da un lungo procedimento iniziato nel mese di febbraio del 2018, quando fu approvato dal Consiglio Comunale un piano di riequilibrio per il pagamento dei debiti che si erano accumulati nel tempo e che si riferivano a lunghe e antiche vicende di contenzioso con privati, con aziende che avanzavano dei soldi da parte del Comune. Questo piano di riequilibrio è stato esaminato dal Ministero soltanto il 4 novembre del 2020, quindi con 2 anni e mezzo di ritardo. Questa relazione negativa sul piano di riequilibrio è stata mandata alla Corte dei Conti di Palermo, e la Corte dei Conti di Palermo il 25 maggio del 2021, quindi poco più di un mese fa, in una udienza ha sentenziato che questo piano non può essere approvato. Sì, è vero, è una cosa non bella, anche per l'immagine della città di Taormina. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo dichiarato dissesto finanziario, che non è la fine del mondo. Non è qualcosa di disdicevole. Non stiamo sciogliendo il comune per mafia, che è una cosa che getterebbe disdoro sulla cittadinanza. Effettivamente il comune meriterebbe per essere sciolto in quanto gestito da un comitato di affaristi, sotto il profilo politico, affaristi. Vedete come cambia la doppia morale, ma si vede, e non voglio offendere i compagni, ma in una certa cultura c'era la doppia morale, vedete? Quando si è trattato di dover dare l'annuncio, uno guardava e quasi quasi si toccava, perché dice: mizzica, scusa Pottachisto, che ne sta dicendo? Ora che siamo in campagna elettorale, ma che volete che sia il dissesto? È una cosa bella, è bellissima! Pensate ai comuni sciolti per mafia! Signori, a distanza di 2 anni, quando io vedessi con Parasacchi, vedete come pare Sacchi? E uno rischia, mi ci crede, perché guarda, a un certo punto lui, anche per convincerti, andiamo avanti. Gli effetti del dissesto, perché dice: è tutto a posto. Ora che succede a Taormina? Non si possono fare assunzioni, non si possono contrarre mutui, non si possono fare spese se non in dodicesimi. Significa che se hai una spesa
di un milione da fare, in una situazione normale la puoi fare, diversamente la devi frazionare in 12 mesi. Questo, vedete, sono solo i primi, gli effetti così più sintetici per farvi capire, perché il dissesto non è che ti libera da debiti, no, perché comunque i debiti voi li dovete pagare, li pagheranno i taorminesi, perché lui quando si è insediato, a differenza mia che ho smontato il piano di riequilibrio e ho fatto il salvamessina, lui ha preferito non toccare niente. Perché? Perché se toccava qualcosa il cerino della responsabilità gli passava in mano a lui, e siccome lui lo sapeva che là dentro c'erano i debiti che aveva fatto pure lui, e allora no, lasciamo stare, tanto prima o poi scoppia a bomba. E scoppiò a bomba effettivamente. Il responsabile del dissesto finanziario di Taormina, non per mutuare una frase di Salvo Cilona, ha solo un nome e cognome: Mario Bolognari. Lui lo ha generato negli anni e lui lo ha portato a termine. Andiamo con l'altra video. Ha chiesto un coppo di maestro. Sentite un po'. Il turismo di Taormina funziona. Se le spiagge sono pulite e ottengono la bandiera blu, vi ricordo che io la bandiera blu l'ho presa. Inutile che adesso arrivano tutti questi che adesso dicono lavoreremo per acquisire la bandiera blu. No, Taormina la bandiera blu l'ha già avuta alla fine degli anni 90. E nessuno se lo ricorda, ma è vero. E la bandiera blu, l'ho già spiegato altre volte, non è il mare pulito. È il mare pulito con servizi. Casuga. Ragazzi, ma vi rendete conto? Era l'8 giugno del 2018 a Mazzeo. Ancora aspettavamo a bandiera blu del professore Bolognari, ma siccome lo dice lui con quella... Uno, che ci crede? Ma voi non lo sapete, ma c'era, non ve lo ricordate? Ciccuni! Andiamo avanti. La faremo noi la bandiera blu, ci lavoreremo come abbiamo fatto a Messina, abbiamo cominciato con il grande lavoro aspettando la bandiera blu, cari miei, e Capo Peloro l'anno scorso dichiarata la spiaggia più bella d'Italia dalla National Geographic, hai capito Mario? Ecco che significa intanto lavorare. Poi, questo è meraviglioso, concentratevi, questo è un monumento, Sindaco De Luca, questo è un monumento, guardate, bene, voi pensate di poter dare nelle mani di costoro altri 5 anni di disamministrazione? Io credo francamente che non ci sia nessun cittadino così poco lungimirante che possa abboccare a questo tipo di vecchi sistemi della vecchia politica, trita e ritrita. Liberiamoci di questi, liberiamoci una volta per tutto, liberiamoci di persone come queste che pensano di poter in 5 giorni o in 20 giorni cambiare le sorti di una città. Non è possibile. 8 giugno 2018, ebbene ora che ha fatto? E da 20 giorni mi disse puro, mi ricordo che mi disse stupido, io sono stupido. Perché mi ha detto sono stupido? Perché siccome il bilancio l'ha approvato ora, e da 5 anni che faciste? Noi a Messina in 5 anni con piano di equilibrio abbiamo fatto tante cose con piano di equilibrio in corso, e tu che hai fatto? Perché ora vuoi dire ai cittadini che l'hai potuto fare ora perché hai provato il bilancio? E per 5 anni che cosa hai provato? Banane, non ho capito! Imbroglione! Ora lo dico io a te. Lui ogni tanto lo dice a me e ogni tanto lo dico a lui. Bruglionazzo. La verità lo sai qual è? Che non ti aspettava che arrivava lo straniero. Tu pensavi di fare una campagna elettorale come le altre volte, dove la supponenza, la parola colta, ubezzetto, faceva impressione.
E arrivavo stupicuraro e ti svela, e ha svelato gli altarini. Ed è stato costretto al metodo di più asfalto per tutti, più giochi per tutti. Chi non salta bolognari, chi non salta bolognari, sono pronti alla segreteria, ma mi piglio un avvolo, cosa mi sono messato, ormai zumbo pure io. Andiamo, l'ultimo video. Mauro Marcello Passalacqua. Marcello, il tuo destino. Ascoltate. Marcello Passalacqua, che è ricercatore universitario e medico al Policlinico di Messina nel reparto di neurochirurgia. Come sapete, la neurochirurgia nelle elezioni amministrative serve molto, perché non si può mai sapere, qualcuno schiatta di cervello, è sempre importante che ci sia qualcuno che può intervenire per salvare la vita di qualcuno che non ragiona più. Facciamolo diventare sindaco di tutti i comuni della provincia di Messina e di Catania, e a poco, prima che muoia, risolverà i problemi di tutti. Io. Allora, questo è il vero bolognare. Vedete? Cioè, si può fare riferimento a quello che io ho avuto il 25 di ottobre, ricoverato per sospetto ictus. E questo, con tutto il rispetto animale, rispetto degli animali, si permette di tirare in ballo qui il fatto che si schiatta il neurologo, dopodiché che mi dice, mi augura la morte. Oh figlio, io ti auguro la morte politica, ma non altro, non altro, e avverrà il 28 e il 29, caro Mario Sbogliari! Ed ora, l'ultimo passaggio, vai! Ecco, guardate che era bello, benditto a 27 anni, era lui l'onorevole Bolognari! Andiamo avanti, forse che ci piglia di gusto ormai. Hop, hop, hop! Oh! Oh! 1651 euro nette al mese, nette! 3 anni di parlamentare e dal, credo, 77, se, ah eccolo, guardate un po', Mario Bolognari, per 3 anni trascorsi come parlamentare, percepisce un vitalizio da 1979, 2 conti, vitalizio mensile, euro 1651 nette, per 12 mesi, 19.812, per 43 anni, che prende il vitalizio, 43 anni, Mario Bolognari finora vi è costato 860.000 euro solo per aver fatto 3 anni parlamentare, perché continua a prendere il vitalizio. Ecco perché io e Alessandro non ci spiegavamo perché parlava sempre dei nostri 12.000 euro. Quindi ci resta un cao desiderio, però 1651 euro ne piglia a me mace e me pace sommati. Dopo mia madre 40 anni di coltivatrice diretta e mio padre 42 anni di artigianato. Avete capito? Cari miei, poi c'è la pensione ovviamente dei professori. Avrei che finire qua. Andiamo avanti. Cari miei, prima di arrivare all'ultima scheda, secondo voi Mario Bolognari ha rinunciato all'indennità di sindaco perché è un benefattore? Non è che per caso c'è qualche dubbio interpretativo sulla percepire in contemporanea il vitalizio e qualche indennità di carica? Boh, però lui ha detto da Orminesi, io faccio il sindaco per amore, rinuncio a tutto. Punto interrogativo. Chissà come stanno le cose.
ma a noi non ne fotte niente, perché noi non siamo invidiosi. Ma pigliate tutto quello che vuoi, ma non stare più nel palazzo dei giurati, perché hai fatto già abbastanza danno. Goditi queste pensioni, Mario, e se vuoi ti nominerò prosindaco, perché io mi sedimo a tagliare i nastri. Tu potresti tagliare i nastri, che dici? Avanti Mario, va, dimmi sì, forza, 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 forza Mario, e dai, va, forza Mario, un applauso. Ai ai, a schina, stanotte, ultima, guardate, e finiamo, che poi si apre la parte seria della serata. Abbiamo scherzato, scherzato, però è una commedia brillante questa, oh no? Bene, Mario ha designato 3 soli assessori. Scriviamo pure quale sono, non scordiamo. Mannaggia, sospiro di sollievo. 3. Gli altri 2 non li ha nominati. Noi ne abbiamo nominati 5 su 5. Perché in questo momento c'è la compravendita degli assessorati. Cosa fa Zazza? Come? Come fa Sasa? Come fa Sasa? Oh, oh maronna mia, a cui ci potte vote Sasa? Manco se vai in sacrestia. Sa, 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 e voi non lo sapete, ma sa, sa, è una delle, degli assessori designati. Manfredi, nostro assessore designato. Vedete, se li sta vendendo, domani li svenderà, perché deve fare di tutto per frenarvi. Ma come si può ormai con un assessorato in più e meno il sabato? Il sabato... Sentite, un autobus che è venuto da Fiume di Nisi può andare in piazza 9 aprile perché sono 4 scarrupate sole. Quell'autobus di Fiume di Nisi, per cortesia, no, anche quello di Rocca Lumera, per favore, perché voi siete tutti forestieri. E allora Mario, hai vinto le elezioni, che problema ti pone? Che problema ti pone? Caro mio, vai, fatevi sentire da Orminesi, fate sentire che Taormina c'è, forza! Mario, Mario, ma quando, una volta, chiudiamo con questo ragionamento, vedete? La compravendita del voto passa da chi ho spalto per tutti a chi ho assessorate per tutti. Bene, noi ci fermiamo qua, ora inizia la parte conclusiva della nostra manifestazione. Grazie! Ritorno tra poco! Il momento è adesso, anche a Taormina, ora si cambia. Partiamo per il nostro viaggio da questo luogo meraviglioso. Alle mie spalle la magnifica torre dell'orologio, l'impianto originario risale al XII secolo, quel magnifico orologio invece risale al 1800. Taormina, un brand che merita una qualità dei servizi all'altezza del fascino della storia di Taormina. Questo è il compito del Palazzo Municipale. Un palazzo municipale che deve occuparsi e preoccuparsi dei taorminesi che vivono a Taormina 12 mesi l'anno, e quindi non possiamo avere servizi urbani scadenti. Questo è il primo impegno che noi assumiamo. Quella marcia in più, intanto, per i veri taorminesi, ma è ovvio che chi viene a Taormina, oltre 1 milione di presenze l'anno, merita.
verità, di trovare un contesto che sia all'altezza del prestigio di Taormina. Questo impegno non ce lo prendiamo, noi realizzeremo tutto questo, come abbiamo fatto già dove abbiamo avuto l'onore e l'onere di amministrare Fiume di Nisi, Santa Teresa di Riva, Messina. Io non sono politicamente disoccupato, che lo sapete, e non vado alla ricerca di voti. Non mi posso permettere di fallire, perché dove ho avuto fiducia, io ho dato tutto me stesso, ho amministrato con amore. L'amore che cosa significa? Che il sindaco diventa il buon padre di famiglia. E il buon padre di famiglia guarda i propri figli e tutti i componenti della famiglia con lo stesso amore, lo stesso affetto, che di quello si tratta. Il padre di famiglia è quello che ha l'autorevolezza e, quando serve, l'autorità del popolo. Ecco cosa significa il termine io. Io sono il sindaco del popolo e Taormina merita il sindaco. Gli altri sono il noi dell'inconcludenza. Se andate ad analizzare gli ultimi 30 anni di politica amministrativa a Taormina, vi renderete conto che sono tutti. E allora, starà tornando Cateno De Luca, questo era soltanto un intermezzo per dargli il tempo di cambiare scena, cambiamo scena e tra pochissimo di nuovo su questo palco. E indirettamente per gli altri 15 anni, perché dove non si è trovato direttamente coinvolto, ha sostenuto chi ha vinto le elezioni in questi anni. Quindi la responsabilità del fallimento del sistema Taormina e quindi del dissesto e quindi delle scuole chiuse e quindi degli impianti sportivi inagibili e quindi dei sentieri crollati e quindi anche del caos che spesso regna sovrano, di chi è? Ma la cosa più grave, il dissesto finanziario. Non è pensabile immaginare che la blasonata Taormina sia una comunità fallita, è una vergogna. Non è degno, purtroppo, di sentirsi dire questo. Di chi è la responsabilità? È la mia? È la vostra? La responsabilità è di chi ha preteso di essere alla vostra guida in questi anni. Non ci sono dubbi su questo. Ma voi vi siete affidati. Voi vi siete fidati. Ma lo avete fatto per 30 anni. Non è giunto il momento di cambiare radicalmente? Chi è lo straniero? Cateno De Luca, che do amministrato, ha amato le comunità che gli hanno dato questo onore più della propria vita. Io ho amato e amo Fiume di Nisi, Santa Teresa di Riva, Messina, come se fossero tutte le mie comunità, dove sono nato. E allora è questo l'elemento che fa la differenza, è proprio questo, non l'essere figlio naturale di una comunità, ma amarla con una testimonianza costante, con le proprie azioni, nei propri ruoli. E allora vi faccio questa domanda: chi è lo straniero a Taormina? Cateno De Luca, che sta mettendo a disposizione dei taorminesi la propria storia, la propria esperienza, la propria competenza, le proprie relazioni, il ruolo che ha e il prestigio politico anche che ha. Oppure sono stranieri i figli di Taormina, i politici che si vantano
di essere taormineesi e che hanno politicamente stuprato la città, se la sono mangiata pezzo pezzo e hanno ridotto un colabrodo le finanze di questa città. Ma dove sono andate a finire solo? Fu un esempio per tutti. I milioni di euro della tassa di soggiorno, come viene usata? In ogni città dove si riscuote la tassa di soggiorno, il sindaco convoca annualmente gli albergatori, i titolari dei B&B, tutti coloro che sono i dazieri della tassa di soggiorno, perché riscuotono in nome e per conto del comune, e con loro decide come spendere la tassa di soggiorno. A Taormina nessuno sa quant'è la tassa di soggiorno e come viene spesa. A Taormina mai nessuno è stato convocato per concordare il piano di spesa, il programma da fare con i soldi della tassa di soggiorno. Ma vi sembra normale? Per fare un esempio, ma è ovvio che qui ormai è diventato normale le scuole chiuse da 30 anni, è diventato normale spendere 20-30 milioni di euro al mese in affitti pur di non mettere in sicurezza le scuole. Basta. Gli stranieri sono questa classe politica. Questa classe politica che si è resa estranea agli interessi della comunità e della collettività. E la riflessione è semplice. Io non sono qui a chiedervi il voto. Sono qui a chiedervi una riflessione. Se in 30 anni questi soggetti sono la causa dello sfascio di Taormina, se in 30 anni questi soggetti hanno causato questo danno, come si pretende dagli stessi soggetti che nei prossimi 5 anni facciano qualcosa di positivo? E cosa significa qualcosa di positivo? Riparare ai danni che hanno causato in 30 anni di malagestio politica amministrativa? Ecco qual è il concetto. Siete voi che ora dovete riflettere su questo aspetto. A chi vi volete affidare? I soliti personaggi che hanno politicamente stuprato la città? Fatelo, voi avete ora la responsabilità di questa scelta. Voi dovete spiegare ai vostri figli perché non c'è una scuola normale come nei comuni vicini. Voi dovete spiegare ai vostri figli in agosto, quando manca l'acqua, perché manca e continua a mancare. Voi dovete spiegare ai vostri figli perché sulle spiagge a un certo punto spuntano quelle che sono gli escrementi e quelle che sono le risultanze di un sistema fognario che è un colabrodo. Tutto questo lo dovete spiegare, perché i sindaci ancora non vengono scelti nei salotti romani. I sindaci li eleggete voi con la vostra matita. Questo vi deve far riflettere sulla responsabilità che avete. Vi ho voluto fare solo dei semplici esempi, solo per spiegare che io posso essere uno strumento nelle vostre mani. Io, dopo ho fatto il sindaco, ho lavorato 5 anni e non un giorno in più, perché la mia missione è sempre stata quella di mettere le mani esattamente nei contesti, nei problemi, nelle criticità che nessuno mai ha voluto affrontare. Così è stato a Fiume di Nisi, così a Santa Teresa e soprattutto a Messina. Mi sono preso questa responsabilità: governare la fase critica, risanare, rilanciare e passare il testimone. Perché io, a differenza di altri politici, non vado alla conquista della poltrona. Io faccio un lavoro di risanamento e la poltrona la cedo. L'ho ceduta a Fiume di Nisi, l'ho ceduta a Santa Teresa di Riva, l'ho ceduta a Messina, e se volete sarà così
anche a Taormina. 5 anni, non un giorno in più. Questo è oggi il lavoro che mi sento di dover fare. Perché? Perché Taormina rappresenta la Sicilia in piccolo. Taormina rappresenta le bellezze, le potenzialità, le patologie, le contraddizioni della Sicilia. È uno spaccato nel quale ci sono tutti gli elementi. Oggi io sono pronto, dopo le esperienze che ho fatto, a farmi carico, di prendere il peso su queste spalle di un lavoro immane che, vi confesso, non credevo che fosse. Vi abbiamo raccontato una storia, lo abbiamo fatto a modo nostro. Siamo partiti dalla fotografia, dal racconto di chi è Cateno De Luca, e poi vi abbiamo raccontato, abbiamo fotografato invece chi è il professore, e poi vi abbiamo invece mostrato come vorremmo che fosse Taormina, quali sono gli obiettivi per Taormina. E vorrei adesso invece, prima di avere su questo palco per le conclusioni il nostro candidato sindaco Cateno De Luca, invitare a raggiungermi la senatrice Daphne Musolino e l'onorevole Francesco Gallo. Atletico, che stavo dicendo, davanti c'è la scaletta, ok? E allora, ben trovati, grazie di essere qui e grazie, insomma, per la vostra azione per portare anche il nome, l'attività di Sud Chiama Nord, battervi. Sappiamo oltretutto che proprio in queste ore c'è una proposta di legge importante che avete presentato. Esattamente, Valeria, grazie, un grazie a tutti voi per essere qui così numerosi, davvero è un colpo d'occhio importantissimo e bellissimo che non può non emozionarci. Dici bene, noi abbiamo qualche novità importante, ma su questo cedo la parola subito all'onorevole Gallo, perché è lui l'artefice principale, e poi insomma ne parliamo insieme. Prego. Grazie, quanta aspettativa, non vorrei deluderla. Io credo la suspense. No, vabbè, intanto io ricordo questa piazza il 6 gennaio, quando venne annunciata questa candidatura. C'era tempo per ripensarci. Non ci ha ripensato, come al solito, è andato avanti fino in fondo, e senza, voglio dire, per scaramanzia, non diciamo cosa pensiamo sulla conclusione, però questa è la tenacia. Si è promesso un impegno e si è mantenuto. Ricordavo mentre venivo qui che proprio 7-8 mesi fa, in campagna elettorale, ci ritrovammo in una delle piazze di Taormina a parlare della vocazione turistica di Taormina, della sua necessità di crescere, e saltò fuori un discorso: Casinò di Taormina, no? Noi prendemmo, senza ovviamente avere un'idea chiara su cosa sarebbe successo, su come sarebbero andate le elezioni, abbiamo preso un impegno e stiamo cominciando a mantenerlo, ma non perché ci sono le elezioni, cioè non è questo il punto. Posso anticiparvi che nei giorni scorsi ho presentato io, vabbè, perché alla Camera, diciamo, c'è una corsia preferenziale, un disegno di legge per la istituzione del casinò di Taormina. Ora capisco che non è una novità, ma ora vanno molto di moda gli evergreen, no? Cioè il ponte sullo stretto è un evergreen, è tornato di moda, e allora ci dobbiamo porre una domanda: ma questi turisti, quando arrivano 1, 2, 3, 4 ore prima in Sicilia, ma gli vogliamo dare qualcosa di più? Ma il discorso, qualcosa di più da fare, qualcosa di più per vivere diversamente la loro esperienza, oltre a tutto quello che c'è di bellissimo? L'idea del casinò ha anche una valenza provocatoria, perché è ovvio che nel parlare di vocazioni turistiche che bisogna esaltare, ci chiediamo: ma cos'ha Taormina meno di Sanremo? Dice: no, ma Sanremo è vicino a Monte Carlo. Purtroppo da qualche decina di anni Taormina è in competizione con Malta, e questa è un'altra cosa che dobbiamo mettere in conto e che abbiamo fatto pesare nella
relazione che accompagna, e tanti altri discorsi. Però non è un fatto elettorale, per una semplice ragione, perché il Parlamento nazionale dovrà, se vorrà, chiameremo a raccolta tutti i parlamentari messinesi, siciliani, per vedere chi c'è stato, dovrà semplicemente dire come per altri comuni anche Taormina ha i presupposti e la valenza, la vocazione, ma più che la vocazione, la storia turistica per essere polo attrattivo ed essere competitivo anche sul piano della presenza di un casinò. Dopo la palla passa al comune di Taormina, sarà il comune di Taormina che potrà dire no, non mi interessa, è passato di moda, non ci piace. Noi faremo la nostra parte, sarà il comune di Messina, sarà il prossimo sindaco di Messina a discutere con la regione su come gestire questa procedura, sarà il comune di Messina a scegliere la società e quant'altro. Io ho parlato poco fa, prima di venire qui, con uno dei tanti, che non faccio il nome per non... diciamo esporlo, ma voglio dire delle tante persone che ci hanno dato l'anima tanti anni fa su questa vicenda, e chiaramente c'è diffidenza, ma il nostro compito è quello di rimettere sul tavolo questo argomento, anche perché se parliamo di autonomia differenziata, di regionalismo differenziato, cioè capiamoci, questa autonomia funziona per tutti o funziona solo per le regioni del nord? Questo è il punto di partenza. E allora grazie alla... Sì, prego, aggiungimi qualcosa. E proprio ricollegandoci a quello che ha detto prima l'onorevole Gallo, lui ha presentato il disegno di legge, io ho parlato direttamente col ministro Santanchè, che è il ministro del turismo, perché 2 settimane fa abbiamo approvato in commissione il piano strategico di sviluppo del turismo 2023-2025, fra le linee di intervento ovviamente di sviluppo territoriale sono previste l'incremento delle infrastrutture, maggiore attenzione soprattutto alle isole e alle isole minori, e nell'esprimere il parere su questo piano io ho chiesto al ministro espressamente di volersi impegnare per dare nuovamente il casinò a Taormina, e il ministro mi ha detto ne parliamo, va bene. Quindi diciamo che non ci siamo limitati a presentare l'atto, ma abbiamo già incominciato un'interlocuzione importante. La stesso ministro non mi ha potuto negare la realtà dei fatti, cioè che da Pozzallo ogni fine settimana un sacco di siciliani passano il mare, vanno a Malta per giocare al casinò, e non è neanche più credibile l'alibi che si è tenuto in piedi per tanto tempo per negare alla Sicilia di avere un casinò, cioè il pericolo delle infiltrazioni, del riciclaggio, dei soldi alla mafia, perché intanto col gaming online, voi lo sapete, gioca chiunque dappertutto e quindi è un falso problema, e poi perché comunque noi facciamo parte dell'Unione Europea, come ha detto prima anche l'onorevole Gallo, e il gioco non è caratterizzato negativamente come si è voluto fare fino adesso, al contrario, è un'attività. Perché non consentirla in Sicilia? Non si è capito, ma voglio dire, adesso tutta questa, diciamo, questa cortina fumogena intorno a noi, alla Sicilia e a Taormina soprattutto, ritengo che sia stata dissipata. Il dialogo è iniziato, siamo qua a testimoniarvi che c'è sempre un nostro impegno per il territorio e a favore soprattutto della Sicilia e di Taormina in particolare. Grazie. Grazie dunque alla senatrice Daphne Musolino, al non onorevole Francesco Gallo. Grazie per il vostro impegno e per l'attività che portate avanti per il territorio. E adesso il momento delle conclusioni affidate al nostro leader, al leader di Sud Chiama Nord, al candidato sindaco della città di Taormina, Cateno De Luca. Grazie intanto per questa vostra pazienza, veramente vi devo dire grazie di cuore, perché questa è una serata meravigliosa, conclusiva di un'esaltante campagna elettorale. 2 battute conclusive. Voglio ora svelarvi qual è il perno del sistema
Taormina e poi lasciarvi al saluto conclusivo. Ascoltate quest'audio, ascoltatelo con calma. Sapete, ma credo che lo sappiate un po' tutti, che i lavori pubblici si affidano mediante una gara, che è l'appalto. L'impresa o la ditta che propone l'offerta migliore se la aggiudica e svolge i lavori. Cos'è accaduto in questa amministrazione? Che questa regola generale, e lo dico questo con grande severità perché non temo, diciamo, contestazioni di nessun genere e in nessuna sede, non è stata più la regola è stata un'altra, quella di affidare i lavori con somma urgenza, cioè si dice in alcuni casi c'è urgenza nell'eseguire i lavori, vorremmo capire poi qual è l'urgenza nel rifare certe piazzette, cioè dov'è quella somma urgenza che presiede questo strumento, e ciò comporta l'affidamento diretto alla ditta, cioè anziché fare una gara che ha ad oggetto come scopo quella di reclutare l'impresa migliore offerente, viene dato l'affidamento diretto a un'impresa. Quindi l'affidamento, si sceglie l'impresa, si sceglie il direttore dei lavori, con i risultati che poi sono gli occhi di tutti, perché almeno poi questi lavori servissero a qualcosa. Abbiamo visto Dollati, abbiamo visto Mazzarò, dove si spendono milioni di euro senza ottenere nessun risultato. Io a riguardo vorrei dire una cosa. Qualche giorno fa leggevo sul profilo di Facebook, qua non so quanti, ma molti di voi sicuramente, qua tutti conoscono Facebook, avranno anche un profilo, sul profilo di Facebook del dottore Pastalacqua ha postato un commento dove sostanzialmente diceva a sua firma che è impossibile cambiare un sistema. Ora, sicuramente questo è un dato falso, ce lo insegna anche la storia recente di quanto sta accadendo nella vicina Africa, dove i sistemi, anche per quanto autoritari, si possono cambiare. Ma quello che noi diciamo, se per cambiare un sistema bisogna iniziare innanzitutto a dare il buon esempio, quindi iniziare ad amministrare nell'interesse della città e iniziare ad amministrare soprattutto in modo imparziale. Io credo che in questi 3 anni sia proprio mancata la volontà di migliorare le cose per il bene della città, a causa, o meglio per colpa, di una classe dirigente che ha avuto come precipuo scopo quello di alimentare orticelli e misere clientele e ha dato libero sfogo alla politica intesa nel senso deteriore del termine, che è quella sostanzialmente che ha dato in pasto Taormina a una banda di affaristi senza scrupoli. Lui e Danilo La Monaca, quello che il buon Bolognari ha armato per spalare merda in questi ultimi 5 giorni, perché Bolognari non è solo scarso, ma è anche vigliacco, perché approfittare di una persona debole e armarla in questi termini per fargli fare il kamikaze è una cosa veramente di uno squallore unico. Mario, mi sarei aspettato da te quantomeno la determinazione a dirle tu certe cose piuttosto che armare questo personaggio. Ora, questo è le dichiarazioni ad un congresso, a un convegno del PDL del 27 febbraio 2011, nella sala Cineteatro degli ormai ex Salesiani. La Monaca allora era il coordinatore cittadino del PDL. Allora, nel 2011, Pastalacqua aveva in giunta come assessori Nunzio Corvaia, tra le altre cose, Marcello Muscolino. Quando si parla di affari e comitati di affari dei lavori pubblici si fa riferimento a Marcello Muscolino, che attualmente è con Mario Bolognari, come lui è con Mario Bolognari e come tutti quelli che si sono mangiati Taormina sono con Mario Bolognari. Il comitato d'affari, eccolo qui, ora ve lo dimostro io come stanno le cose e perché questo soggetto, al di là di averne approfittato, non so se c'è la foto e se c'è quell'appuntino, e allora questo soggetto, ecco qua, vedete, si vedono ogni giorno. Chi sono questi personaggi? Li conoscete? Chi c'è a quel tavolo? E allora chi sono? Forza. Sergio Cavallaro, esponente mitico del PD, uomo di fiducia factotum Richelieu. Richelieu, questo personaggio, Richelieu di Bolognari.
Poi? Danilo La Monaca e poi? Valentino l'avvocato. Ah, Cammelo, tassista. Ah, presidente dell'ASM. Mizzica. Bene. Questo ogni giorno si riunivano. Arrivava il pochoir da Santa Teresa. Pusher. E gli somministravano le informazioni. Si riunivano. Poi qua in questa riunione è arrivato anche mister Ruttino. Corvaia, quello che mi chiama Cucciolotto. Ah, come ti vedo tu mio muzzucone, io poi, Cucciolotto. Secondo voi perché questo personaggio nel 2011 condizionava così, passa l'acqua? E che ha fatto passa l'acqua? I ricattatori politici di passa l'acqua? L'onorevole Carmelo Briguglio attraverso questo personaggio. Lo sapete com'è finita? Ve lo dico subito, andiamo all'altra slide. Il 20 di febbraio 2012 questo La Monaca riceve l'incarico all'ASM di consulente, 2000 euro mese, 2000 euro a mese. Cioè quella maggioranza di Passalacqua che era il comitato d'affari, che facevano somme urgenze, farlocche eccetera eccetera eccetera, avete sentito, no? Gli dà l'incarico. Si mettono d'accordo, si siedono, perché Passalacqua si scantava, perché aveva fatto porcherie in Taormina Arte, lo sanno tutti, la moglie, il fratello, assunto, eccetera, e questi li ricattavano e gli puntavano il coltello qua. Mauro Passalacqua, detto Mauro Merola, si pisciava in su e cominciava a cedere. E cominciò intanto nominandolo consulente a 2000 euro mesi e voi pagate. Vedete? E voi pagate. Ma non è finita qui. Andiamo avanti con l'altra slide. Veloce, veloce. Contratto, vabbè, l'abbiamo visto, della Capalc. Del Capalc. Gli è stato consegnato a Briguglio il Capalc, che non pagavo mai. Che è successo in virtù di questo accordo? Sempre dopo i ricatti che hanno fatto a buon passalacqua. Il 2012, sempre il giorno 11 del mese di dicembre, firmano l'altra slide, la cessione dei crediti. Doveva dare oltre 300.000 euro il CUFTI al comune di Taormina per il pagamento di quella struttura. Non ha pagato mai, hanno ricattato Passalacqua, Passalacqua ha ceduto, dà da mangiare al buon Danilo La Monaca e gli abbona oltre 300.000 euro al CUFTI. Cioè gli vende dei crediti prosoluto e non prosolvendo, crediti che il CUFT vantava dalla regione siciliana, ma la regione siciliana che ha detto, la regione siciliana scrive e con questa nota dice, ma quale soldi? Noi al CUFT, e il CUFT ci deve dare soldi a noi, avete capito? Ma come, ma Mauro Passalacqua e Carmelo Briguglio non si erano scontrati nel 2000 quando? 8? La campagna elettorale fu nel 2008-2009, vi ricordate quando Carmelo Briguglio venne e tentò di conquistare Taormina, fece bene di ministro di tutto e di più, se ne sono detti di tutto e di più e poi si spattero di tutto e di più, come vedete. Ecco cos'è il sistema Taormina, non ha colori, è fatto da personaggi, da delinquenti che non hanno colore, cari miei. Ora andiamo avanti con l'altra slide, cosa succede? Guardate qui. Si arriva alla questione inquietante. Altro affare, gestione del Pala Congressi. A quanto pare è taroccata la gara. È stata fatta una diffida. È stata fatta una richiesta d'accesso agli atti. Non hanno risposto. Sono passati 60 giorni. Qua ci sono tanti avvocati e sanno che l'accesso agli atti è entro 30 giorni, soprattutto in sede di gara. Tu devi darmi gli atti. Non gliel'hanno dati. Lo sapete quando gli hanno scritto, quando io in un comizio ho detto che c'era questa vicenda. All'indomani hanno contattato l'impresa e gli hanno detto stiamo organizzando per la consegna degli atti. Perché ormai li abbiamo presi con le mani nella marmellata e finirà male sta storia. Molto male. Ora capirete perché. Andiamo avanti con l'altra slide. Guardate un po'. Questa è un monumento. Nota del 26 maggio. Quando è il 26 maggio? Oggi, vedetela che Gestapo come funziona, io c'ho la nota, questa nota scrive a una
società, a una società che ha chiesto l'utilizzo del palacongressi. E questa nota, lo sapete che gli dice? Gli dice: d'ora in poi vi dovete rivolgere alla società Aditus, nella persona della signora Manuela Trifiletti. Chi è la project manager di Taormina? La moglie di Danilo, la monaca. Avete capito, taorminesi, come si fanno gli affari sulle vostre spalle? Come il sistema Taormina non ha colori? Come Taormina è arrivata in dissesto? Perché se la sono mangiata, spogliata, stuprata questi delinquenti politici! Ecco perché ora hanno paura che arrivi io nel palazzo. Capite? Perché io non ci sono in queste porcherie. Ora voglio qui per salutarvi. Avete capito perché ora questo fa lo spalamerda? E allora dico a Bolognari: hai approfittato di questo soggetto debole. Noi abbiamo fatto la prima querela. Domani mattina faremo l'altra. La FENAPE aveva preparato già una lettera, non c'è il tempo di leggerla, ma la FENAPE farà l'altra querela, perché non permettiamo a questi personaggi, pure se deboli di mente, di essere utilizzati come kamikaze da delinquenti politici come Mario Bolognari. Mario Bolognari, non ti offendere, sei un delinquente politico! Questo personaggio che nel suo ultimo video si è permesso anche di toccare la mia famiglia. Non ti dico pezzo di merda perché è un complimento. Ora ci avviamo alla conclusione. E vi avevo detto che vi avrei svelato i personaggi del sistema Taormina. C'è un comitato d'affari qui. C'è da anni. L'annessione del teatro greco, del nostro teatro, al parco archeologico di Naxos rientra in questa operazione dei comitati d'affari. E l'operazione della fondazione Farlocca, perché non ci sono i conferimenti dei beni, rientra in questa operazione di comitato d'affari. Taormina sconta le presenze per quanto riguarda i megaconcerti e c'è chi si sta facendo i soldi. E questi sono i personaggi che sono coinvolti all'interno di questa sporca operazione, come di questa, come di altri. E come vedete, Danilo la monaca è l'assessore designato da Mario Bolognari in nome e per conto di Cammello Briguglio, come si evince anche di un post di circa un mese fa che l'onorevole Briguglio ha fatto nel momento in cui io ho riportato nel dibattito politico quella che era stata la truffa che il Cufti aveva consumato ai danni dei taormiresi. Vergogna, vergogna, ridurre così Taormina a non avere un minimo di vergogna. E ora cosa fa il personaggio in questo video? Prende di mira anche Salvo Puccio. Salvo Puccio, di cui Taormina dovrebbe essere orgogliosissima. Cioè, Taormina ha il direttore generale del comune di Messina, nonché il direttore generale della città metropolitana. E cari miei, perché questi attacchi? Solo perché con Salvo Pucci è dal 2003 che ci conosciamo e siamo cresciuti assieme. È uno dei migliori burocrati d'Italia, ve lo assicuro. E lo dovete vedere quando sarà segretario generale alla regione siciliana, quando io farò il presidente della regione. Caro Danilo, a fuma, Danilo, fatte la tirata! Io l'ho fatto il test antidroga! Bolognari! Perché non ponevi il test antidroga per tutta la tua squadra? Schifosi! Schifosi!
E che dirvi? Che dirvi? Invito intanto tutti i miei candidati a salire qua sul palco, candidati e candidate, e al mio fraterno amico Alessandro De Leo, tutti qua sul palco per salutare, per favore, perché ora salutiamo noi taorminesi e gli diciamo arrivederci, tutti sul palco. E che dirvi? Che dirvi della determina del 2020, marzo 2020? Viene incaricato un avvocato con determina 46, la SM, viene incaricato l'avvocato per procedere alla revisione e adeguamento dello statuto della società. Beh, nel frattempo, dopo un anno, viene dato incarico, sempre per lo stesso oggetto, a tale Harold Bonura. Operazione politica. 30.000 euro a testa per fare la stessa cosa. Ecco cos'è l'ASM. E lo voglio dire ai lavoratori che hanno paura di me. Voi dovete, dovete avere paura di questi carnefici. Voi lavorate e loro si mangiano i soldi. Si mangiano i vostri soldi con queste porcherie. Io dell'ASM farò quello che ho fatto dell'ATM a Messina. Una società per azione che garantirà a tutti, garantirà servizi e creerà nuovi posti di lavoro, mio Dio. Ma che avete in testa? Che avete in testa? Vedi? Datemi il cellulare per cortesia, perché voglio stare attento con i tempi. Avevo anche un altro appunto, se me lo date per cortesia. Voglio arrivare al saluto conclusivo, la mia cartella. Cari miei, questa è la mia squadra. È la squadra di uomini e donne libere che da questo punto di vista hanno deciso, c'è un'altra cartella, guardate, hanno deciso, no, hanno deciso di scendere in campo perché amano Taormina. Sono stati derisi, sono stati beffeggiati, sono stati presi in giro e questo non è giusto. Non è giusto perché chi si è deciso, chi ha deciso di candidarsi, lo ha fatto perché è stanco di subire questo latrocinio, perché è stanco di sentirsi dire come mai Taormina, con oltre 1.200.000 presenze turistiche, fallisce. Io non riesco a dare una spiegazione quando giro in Italia. Mi dicono tutti, ma chi te lo fa fare? Vuol dire che c'è un problema di comitato d'affari, questo mi dicono, ed è così. Noi ora dobbiamo smantellare questo comitato d'affari che ha messo in ginocchio non solo Taormina. Taormina, quando io vi ho detto, è il simbolo della Sicilia, quando vi ho detto che era una Sicilia in piccolo, era questo il motivo. Perché a Taormina si concentrano le bellezze, le potenzialità, le meraviglie, ma nello stesso tempo anche quelle che sono le malvagità, quelle che sono le clientele, quelle che sono le patologie della nostra Sicilia. E allora ecco perché questa grande scommessa, che riguarda anche quello che è la sfida del casinò. Io ho detto ai miei parlamentari, depositatelo, perché come sono state per me all'orizzonte le baracche a Messina, dopo 110 anni l'ho fatta io la legge, io da sindaco con le mie ordinanze da folle, rischiando di essere denunciato al prefetto, di essere dichiarato decaduto. Io ho rischiato, io il 23 di marzo del 2020 ero lì sullo stretto di Messina a scontrarmi con il ministro degli interni, viva Dio! Ma di che parliamo? Di cosa parliamo? Ecco cosa significa un sogno? Cosa significa rivendicare per la nostra terra? Significa questo! Lanciare il cuore oltre l'ostacolo e porsi quelle grandi scommesse che hanno rappresentato un torto per noi. Perché quando venne cancellata la possibilità del casinò, non era una questione del gioco,
non era una questione che riguardava Taormina, ma riguardava l'autonomia della Sicilia, riguardava la dignità dei siciliani. E allora perché noi non possiamo osare? Per quali motivi noi dobbiamo osare? Voglio dire grazie a loro. A loro un grande applauso. Io senza di loro non avrei potuto fare questa esaltante campagna elettorale. Io senza il mio fraterno amico qui, Alessandro De Leo, che oggi gli ha dato una lezione a Bolognari. A un certo punto l'ho sentito esclamare: minchia, allora non è fantoccio. Gli ha dimostrato che in soli 30 giorni ne sapeva più lui che lo stesso Bolognari, avete capito? Ecco, lui alla luce del sole, con noi alla luce del sole, ha giocato una partita insieme a tutti i suoi candidati e candidate, e hanno fatto campagna elettorale fino all'ultimo secondo con l'entusiasmo, con il cuore pieno d'amore per Taormina. Allora un applauso. Prego Dio perché vi dia il coraggio necessario per cambiare le cose che si possono cambiare. Prego Dio perché mi dia tanta umiltà per supportare le cose che non si possono cambiare. Ma soprattutto prego Dio perché mi dia la necessaria intelligenza per distinguere le cose che si possono cambiare dalle cose che non si possono cambiare. Taorminesi, con voi scriveremo una nuova pagina di storia per Taormina, per la Sicilia, per l'Italia. Grazie. Noi vi salutiamo col nostro gesto di sfida, tutti i candidati con la mano destra, il nostro gesto di sfida di fronte alle difficoltà, di fronte a chi ci minaccia, di fronte a chi vuole continuare con la visione politico-mafiosa. Noi a loro diciamo: ti sfido e ti cavamo l'occhi. Voglio bene, ti voglio bene, fino a quando voi ci sarete io ci sarò, voi siete i miei padroni. Grazie.
andate e moltiplicatevi!